ce l'hanno anche loro. Non so come si... Già funziona? Sì, sì. Ah. Quando mi dice di partire io attivo la telecamera e l'audio della conferenza in remoto. Possiamo anche partire? Sì. Bene? Vai. Come mi ha chiesto il collega di Hype, mi tolgo la mascherina. Va bene? Se volete tirare un po' più su. No, no, ma lo stesso. Tanto la gomma ce l'ho. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Grazie a chi è intervenuto. Sono Mauro Monti, direttore generale del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. L'argomento lo abbiamo, diciamo così, proposto al coordinamento di Remtec, in quanto come consorzio, voi sapete, gestiamo una rete di canali del reticolo minore di tutto il comprensorio della provincia di Ferrara, che sono 4.200 chilometri di canali, il 95% in terreno naturale, quindi non rivestiti. Questi canali, che sono materiale sciolto, hanno un interrimento progressivo importante. Nello svolgere e nel cercare di mantenere la manutenzione di questa rete di canali e quindi garantire l'officiosità idraulica, ci accorgiamo sempre di più che non riusciamo a essere efficaci nell'espurgo dei canali. Quindi la sezione si va via via riducendo, con evidenti, per chi insomma un po' di idraulica, ma è intuitivo comprenderlo, abbiamo delle difficoltà proprio... che l'acqua che arriva ai nostri impianti idrovoli per essere sollevata e portata al mare non riescono nemmeno a lavorare al pieno delle loro potenzialità. E questo sarebbe il meno se piovesse sempre poco, ma quando arrivano comunque degli eventi meteorici importanti il canale fa fatica a portare l'acqua al punto giusto. Questo sarebbe banale dire, vabbè, scavali, li scaviamo, al di là della disponibilità di risorse che chiaramente non è infinita e comunque ha bisogno di... Però ci si mette in mezzo anche il discorso della qualità del materiale che viene scavato e quindi delle tecnologie. Giulia Parmegiani, che è una nostra funzionaria che si occupa preliminarmente, diciamo, di questo tema, vi racconterà poi le difficoltà che abbiamo dal punto di vista della qualità. Questo dibattito l'abbiamo voluto proporre perché credo che come noi ci siano anche altri enti. Ringrazio molto i tecnici funzionari di AIPO che hanno aderito al nostro invito e anche il dottor Bortone, perché dal punto di vista, diciamo, della regia e del supporto e del conforto e dell'aiuto che ci potrà dare ARPA nell'interpretazione di norme molto specifiche, molto dettagliate e anche molto particolari, e anche con dei comportamenti, ne parlavamo prima mentre aspettavamo l'inizio, che variano e loro forse la vivono in modo, diciamo, un pochino più cogente da ARPA ad ARPA a seconda della regione in cui il loro corso d'acqua scorre. Ecco, io farò un minimo da moderatore provando a capire come costruire qualcosa che possa essere utile per il futuro e vi chiamerò qui al tavolo a fare i vostri interventi secondo questo programma. Aspettavamo anche qualcuno di ISPRA, non so se è arrivato e se c'è, però probabilmente no, perché anche loro li avevamo cercati di coinvolgere su questo argomento. Ci avevano dato la regia sempre di Remtec, la disponibilità anche di Alessandro Bratti, ma non lo vedo. Comunque, presento il nostro presidente Stefano Calderoni, presidente del Consorzio di Bonifica, che farà anche lui un saluto, e siccome è anche per hobby un agricoltore, sa che cosa vuol dire avere la terra, diciamo, proprio le proprietà che si allagano per colpa dei canali che non sono sufficientemente puliti per poter garantire lo sgrondo delle acque. Grazie. No, possiamo non sanificarla, tanto siamo congiunti io e Mauro, quindi
questo punto di vista, insomma, ce lo possiamo anche risparmiare. Per noi questo è un momento davvero di riflessione molto importante, perché abbiamo degli scenari di fronte a noi catastrofici. Purtroppo già le modellazioni che il Consorzio di Bonifica ha fatto rispetto al 2100, insomma, ci delineano uno scenario davvero molto complicato per quanto riguarda la regimazione delle acque, e più in generale oggi i fenomeni che si stanno verificando sono fenomeni sempre più imponenti anche nella loro dimensione. Recentemente, appunto un paio di giorni fa, abbiamo assistito ad una piovosità di quasi 100 mm di pioggia nell'arco di un'ora e mezza, quindi noi stiamo parlando di un sesto delle precipitazioni annue del territorio della provincia di Ferrara che sono scese nell'arco di un'ora e mezza. C'è un fenomeno davvero storico, con delle conseguenze purtroppo anche drammatiche, perché una persona è addirittura morta nel tentativo di liberare il proprio scantinato. Quindi davvero siamo di fronte ad una situazione per certi versi drammatica, che ci impone ovviamente delle scelte e una tempestività anche nella nostra azione che purtroppo oggi non riusciamo ad avere. Come ricordava anche il direttore, noi abbiamo una priorità oggi, ovviamente quello di ripristinare la piena funzionalità idraulica del nostro reticolo. Purtroppo oggi noi siamo consapevoli che la capacità operativa del consorzio di bonifica è in parte messa in discussione da quella che ormai abitualmente viene chiamata, insomma, la burocrazia, nel senso che in realtà per poter intervenire non bastano risorse, bisogna fare verifiche, controlli, monitoraggi, e questo purtroppo rallenta di molto la capacità operativa che l'ente ha, mettendoci anche, purtroppo, in questi casi, di fronte a conseguenze molto complicate. È evidente che con i cambiamenti climatici non possiamo permetterci di perdere altro tempo, la piena capacità operativa dei consorzi deve essere garantita. Quello che noi volevamo cercare di fare, mettendo assieme appunto questa tavola rotonda, è di cercare di trovare delle strategie comuni per far fronte a questi problemi, che sono problemi specifici, che riguardano il territorio della provincia di Ferrara e forse alcuni vizi per quanto riguarda le norme, perché è del tutto evidente che se noi ad esempio andiamo a fare una caratterizzazione dei nostri terreni nei terreni torbosi, è del tutto evidente che noi continueremo all'infinito a trovare degli idrocarburi, ma è normale che quegli idrocarburi li troveremo anche nei terreni circostanti, insomma, quindi non è una condizione che riguarda solo i canali di bonifica, ma è una condizione in generale degli areali, dovuto ovviamente al fatto che i nostri sono terreni di bonifica e hanno delle condizioni particolari. Ma diciamo, queste distorsioni ovviamente però mettono i consorzi, il nostro consorzio, nelle condizioni di non avere una piena operatività, e purtroppo noi, proprio anche facendo un sopralluogo alcuni giorni fa, abbiamo visto che la nostra rete, proprio a causa anche di una piovosità, per fortuna che la siccità in un qualche modo ci aveva dato un po' di spazio, abbiamo visto come la nostra rete fosse stata messa sotto stress. Una delle domande era, purtroppo, apparentemente i canali sembrano pieni, in realtà sono pieni perché manca il fondo. E questo è l'elemento che noi vogliamo cercare di mettere in campo. Chiaro che ci sarà una dotazione importante anche legata al tema del Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza. Noi vorremmo lavorare, e abbiamo per fortuna ottenuto che anche il tema della manutenzione in qualche modo potesse trovare delle proprie linee di finanziamento, però è evidente che bisogna che superiamo assieme questi ostacoli lavorando in una logica di protezione civile, perché in realtà noi questo dobbiamo fare. Noi, quando parliamo di sicurezza idraulica, stiamo parlando di protezione civile, di territorio, di imprese, di cittadini, soprattutto in un'area fragile come quella della pianura ferrarese, dove il 50% del territorio è sotto il livello del mare. Spesso quando si parla di rischio idrogeologico si fa giustamente e correttamente riferimento alle aree di montagna e di collina. Bisogna pensare che anche i territori di pianura sotto il livello del mare corrono esattamente gli stessi rischi, da un certo punto di vista, che corrono territori di cui evidentemente si parla di più e su cui si sta ragionando con maggiore attenzione. A noi, ecco, servono gli strumenti per poter operare, è difficile andare in guerra se non si è attrezzati. Noi oggi stiamo rischiando di affrontare una guerra senza averne gli strumenti. La speranza è che da questo confronto ovviamente ne discenda anche una piena operatività e, se necessario, anche degli interventi di carattere normativo che ci diano la possibilità ovviamente di essere pienamente operativi nell'interesse dei cittadini e delle imprese che abitano il nostro territorio. A questo punto io lascerei la parola a Mauro come moderatore, e non significa, non fai quello che vuoi. Grazie Stefano. Io parto con l'intervento di Giulia Parmezzani, che forse si tiene qui là.
Forse vedi meglio? Vuoi stare qua? No. Okay. Prego Giulia. Giulia? Sì. Te la puoi togliere la mascherina? Sì, 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 adesso mi tolgo. Sì. Che mi perdo, vabbè. Aspetta, per andare avanti con le slide. E questo lo tiro su in modo da che sto in piedi. Perfetto. Ok. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Giulia Parmezzani, lavoro presso il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Nel settore ambiente e sicurezza. Ho l'onore di aprire questo tavolo di confronto e vi racconterò le criticità operative e le relative soluzioni alla luce dell'esperienza del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo nella manutenzione dei nostri canali. Una breve introduzione, comunque già fatta precedentemente dai nostri dirigenti. Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara è un ente ad adempimento pubblico, è uno dei più importanti enti in Italia per la complessità della rete idrica e degli impianti idrovori che gestisce. L'obiettivo principale è quello di defluire le acque piovane dalle zone agricole, dalle zone urbane all'interno della nostra rete di canali, per renderle disponibili in ambito di agricoltura, in ambito di ambiente. Questo è tutto complicato dall'inquadramento territoriale del comprensorio del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, che all'estremità della pianura padana è caratterizzato da pendenze minime e il suo territorio è anche in parte soggiacente al livello del mare. Il deflusso di queste acque viene artificialmente convogliato all'interno dei nostri canali per convogliarle poi all'interno degli idrovori, dove sono presenti delle pompe in grado di sollevare l'acqua e portarle ad avviarle verso il mare. E se questi impianti idrovori non funzionassero e se anche solo non ci fossero, gran parte del nostro comprensorio sarebbe sommerso dall'acqua ed è per questo che questa particolare condizione territoriale, geografica e geomorfologica rende questo territorio particolarmente vulnerabile da un punto di vista della salvaguardia idrologica. Ordine di grandezza del Consorzio Pianura di Ferrara. Alcuni numeri significativi per comprendere l'ampiezza di questo campo di lavoro. Oltre 250.000 ettari è la superficie del Consorzio, in cui è necessario gestire oltre 4.000 km di estensione di canali, 78 impianti idrovori di scolo e 88 gli impianti idrovori di irrigazione. Anche la struttura amministrativa viaggia a pari passo con una direzione generale e delle tre aree economiche, amministrative e tecniche. Non meno importante la struttura operativa, l'intero comprensorio è diviso in 10 reparti che si sono divisi il territorio per essere operativi con il proprio personale operativo, mezzi e attrezzature, 2 poli tecnologici, officine meccaniche, 3 e 2 le officine di carpenteria meccanica. Tra le numerose attività del consorzio vi sono 4 macro attività che a fronte delle quali è necessario gestire le terre rocce da scavo, quindi è necessario appoggiarsi ad una normativa ogni qualvolta ci sia un progetto di scavo di canali ex novo,
un espurgo di canale che sia ordinario o straordinario, quando siamo di fronte a delle riprese di sponde a causa di frane, di sesti stradali, e ogni qualvolta sia necessario costruire un manufatto o sistemare un manufatto di regolamentazione idraulica. Quando siamo a fronte a questa attività è necessario appoggiarsi ovviamente a una normativa di riferimento che non entriamo nel dettaglio, la diamo per scontato, che la norma di riferimento è la parte quarta del decreto legislativo del 152/2006, con l'articolo 185 di questo decreto legislativo entriamo nel campo delle esclusioni della definizione di rifiuto. Quindi quando la terra non è un rifiuto come nel nostro caso, quale normativa di riferimento abbiamo? L'articolo 185,1 lettera B, lettera C e anche il comma 3 che parla di sedimenti che sono spostati all'interno dell'alveo o nelle pertinenze idrauliche, a fronte di un'analisi chimica che possa certificarli non pericolosi, possiamo movimentarli come terra che non sia definita rifiuto. Quando questo materiale viene portato lontano dall'alveo o dalle pertinenze idrauliche, si entra in un campo di sottoprodotto regolamentato dall'articolo 184 bis, e con dal 2017 il DPR 120, che è un vero e proprio regolamento nella gestione delle terre dolci da scavo che sono escluse dalla disciplina dei rifiuti. Un breve schema di quello che noi ci troviamo ad affrontare quotidianamente. Il DPR 120 è un schema riassuntivo che ci dà anche un indirizzo sulle pratiche autorizzative, quella burocrazia a cui dobbiamo sottostare, dipendentemente se lo utilizziamo in sito o fuori sito, escludendolo dalla normativa del rifiuto, entrando in quella del sottoprodotto e in base alla tipologia di cantiere, che può essere piccolo o grande, o sottoposto meno a VIA o AIA, abbiamo la pratica autorizzativa che ci compete. Entrando nel dettaglio del lavoro del consorzio, la pratica autorizzativa che è inerente all'attività del consorzio sono generalmente due. Maggiormente, nella maggior parte dei casi, compiliamo la dichiarazione di utilizzo, di cui l'articolo 21, quando in un lavoro è previsto un distendimento di terra su terreno agricolo. Un esempio pratico è un espurgo che di norma, nel caso ottimale, prevede un distendimento agricolo, quindi un articolo 21 presentato ad ARPA, al comune di riferimento, con il sito di produzione, di deposito, di destinazione finale, date di inizio e fine, e DDT se sono previsti dei trasporti di terra e una dichiarazione di avvenuto utilizzo prima che ovviamente sorpassi la data definita. Se invece movimentiamo dei sedimenti in alveo e o su pertinenze, ci riferiamo all'articolo 185,3 del decreto 152 del 2006 e questa è una relazione nostra interna per mantenere memoria dei nostri lavori, una relazione protocollata internamente dove si raccontiamo con tanto di coordinate e di spiegazione, di analisi allegate, quello che stiamo facendo e come i tempi che sono stati previsti. Entrambe queste pratiche autorizzative hanno ovviamente allegate le analisi chimiche, che sono due analisi diverse. Se nella prima, nell'articolo 21, è un'analisi che segue il set minimale definito dal DPR 120 più le eventuali integrazioni di fitofarmaci, Bitex e così via in base al sito di produzione, anche la relazione interna nostra non richiesta dalla legge ma che funge da memorandum per noi ha un'analisi che certifica la non pericolosità del sedimento. Questi sono i nostri dati. Dal 2014 al 2020 abbiamo avuto un incremento di campioni. Vediamo su ogni histogramma il numero di campioni che dal 2014, in cui ne abbiamo fatti solo 27, siamo arrivati a un picco di 483 RDP, rapporti di prova,
in un anno solo. Il 2020 non era da meno, ma il Covid, che non ha fermato l'attività del consorzio, ha fermato comunque l'attività dei laboratori, perché per esempio il nostro laboratorio si riforniva da un altro laboratorio di Wuhan e gli è mancato a circa metà anno il materiale. Abbiamo continuato comunque il lavoro del consorzio, ma abbiamo diminuito di anche solo una cinquantina i campioni che in realtà erano in previsione. Importante raccontarvi della nostra banca dati georeferenziata. È una banca dati che si chiama SITL, un sistema informativo territoriale locale, ed è uno strumento che cura la gestione dell'informazione cartografica attraverso l'ausilio del GIS. È in continua evoluzione. Ogni qualvolta abbiamo un'analisi chimica che abbiamo ottenuto, viene introdotta all'interno di questa banca dati georeferenziata, nel senso che inserisco le coordinate in modo che tutto si riproietti, mi dia questo tipo di informazione, ed è quello che ci ritroviamo davanti ad oggi, dal 2014 al 2021. Questo è il nostro comprensorio, è diviso in reparti, ogni reparto ha un programma di espurghi, un programma di riprese sponde, e ogni puntino è un campione effettuato, eseguito, ogni campione dista dall'altro 500 metri, vediamo una distinzione di colore, vediamo dei campioni verdi, hanno esito negativo, tutti i valori non hanno previsto degli sforamenti del limite, e i campioni rossi invece hanno previsto alcuni sforamenti che possono essere fitofarmaci, idrocarburi o metalli. Ci sarebbe da parlare due ore, anche solo guardando questa immagine. Facciamo solo uno zoom ipotetico sul reparto di Valle Lepri, che è in basso a destra. E possiamo vedere che, seguendo una linea di campioni, se un campione è in 500 metri, seguendo la linea noi abbiamo il percorso del canale, si possono trovare delle alternanze di puntini verdi e puntini rossi. Questo significa che uno stesso canale può presentare degli sforamenti su alcuni valori in un campione, ma non in quello precedente o in quello successivo. Questo ci crea delle problematiche a livello operativo. Dopo, con degli esempi pratici, possiamo vederle più nel dettaglio. Tornando ai nostri dati, aprendo un'altra parentesi, prendiamo un campione rappresentativo di un triennio dal 2018 al 2020. In questi tre anni abbiamo fatto un totale di 1.009 analisi. Ma di che tipologia sono? Sono quasi la metà. 514 sono le analisi richieste per la pericolosità del sedimento, per le lavorazioni in alveo e su pertinenze, 495 le lavorazioni con previsione di sedimento in campagna secondo il DPR. Queste scelte in base alla tipologia di lavoro e la tipologia di necessità cui il reparto si trovava a fronte. Se sono zero le analisi rosse, intese che prevedono degli sforamenti, quando io vado ad analizzare un sedimento non pericoloso, sono 262 su 495 le analisi che presentano degli sforamenti quando devo espurgare un canale, distendendo poi successivamente la terra sul terreno agricolo. Questo mi causa un cambiamento di programma, di tipologia di lavoro, e dello stesso campione chiedo che sia rianalizzato definendolo un sedimento. Non ne cambia la natura, ma cambia il tipo di lavorazione. Se prima un espurgo porta terra al di fuori per poi distenderlo in campagna, sarà semplicemente movimentato come un qualsiasi sedimento all'interno dell'alveo. Non si raddoppiano i campioni, ma aumentano di 262, quindi il numero totale di RDP dimessi è 1271 in soli tre anni. Le analisi, parlo di sforamenti, di limiti di concentrazione della colonna A, tabella 1, allegato 5, titolo 5 della parte 4 del 152, intendo su 262 analisi rosse, come abbiamo visto nella nostra banca dati georeferenziata, ben 83 segnano un DDT fuori limite, 97 idrocarburi specialmente C maggiore di 12,
la combo di DT più idrocarburi per 54 analisi e poi abbiamo altri metalli che fuoriescono come nickel, cromo, cobalto, zinco e arsenico. Esempio pratico per capire le conseguenze di questi dati. Canale Binda è all'interno di un reparto, il personale di reparto ha necessità di procedere a un espurgo. Il lavoro programmato è quello di un espurgo con distendimento su terreno agricolo. Entra in gioco una campagna di campionamenti. Campione ogni 500 metri lungo la linea di canale con terreno... con un campione rappresentativo del terreno movimentato, si porta in laboratorio chiedendo dell'analisi di set minimale, integrazione fitofarmaci sia per il sito di produzione che per la destinazione che avrà, e vediamo un'alternanza di puntini verdi e rossi. Abbiamo degli sforamenti di limiti che non ci permettono di considerare tutto il canale con la stessa lavorazione. Entriamo nel dettaglio di un campione. Prima analisi rossa. Si è previsto uno sforamento dei limiti di idrocarburi C maggiore di 12. Viene rianalizzato il sedimento chiedendone se la pericolosità. Il campione è verde, quindi non è un sedimento pericoloso. Questo significa che comunque non può essere disteso in campagna. Viene lavorato nelle pertinenze o nell'alveo. Si presenta uno scenario di questo tipo. Abbiamo tre tratti che hanno, qui diciamo, si è comportati con tre atteggiamenti diversi. Un primo tratto è buono per il distendimento in campagna e quindi viene avviata una pratica di articolo 21. Il secondo tratto è una lavorazione in alveo su pertinenza, perché a fronte dell'analisi di sedimento non pericoloso noi avanziamo una lavorazione di questo tipo con una semplice relazione protocollata. Nel terzo tratto, il più lungo, il canale non è espurgato per assenza di condizioni favorevoli, non è presente forse una pertinenza e non si riesce a lavorare in alveo. Questa non è la situazione ottimale per lavorare un canale, ma si è obbligati e si è trovato un'alternativa per poter far qualcosa piuttosto che non fare nulla. Un altro esempio, il canale Fornarino, presenta una prima analisi con dei sforamenti di valori di DDT, una seconda analisi richiesta dove viene certificato che il sedimento non è pericoloso, ma il tratto per la lavorazione in alveo in pertinenza è ritenuto troppo esteso. Si torna sul campo e si fa un controllo di DDT a 50-100 metri sia a monte che a valle per cercare di diminuire questo tratto di lavorazione in alveo su pertinenze. La situazione finale è una situazione che io personalmente ho disegnato, perché è anche difficile da spiegare, da portare ai reparti e spiegare che c'è un primo tratto dove devono lavorare in questa maniera, poi si devono fermare queste coordinate, incominciare a lavorare in un'altra maniera e così via. La situazione è complessa ed è riassunta in questo schema. L'impossibilità di pratica autorizzativa dell'articolo 21 causata delle analisi che non sono date a buon fine, ci porta ad arrancare a trovare un'alternativa, che è quella di rifare un'analisi per un sedimento non pericoloso per poterlo lavorare in alveo su pertinenze. Qui nasce un altro problema. Che cosa sono le pertinenze? Il concetto di pertinenza, se si può trovare qualcosa dei tanti anni fa in cui si parlava di 10 metri in destra e sinistra idraulica, la realtà è diversa. A volte non ci sono le pertinenze, perché i nostri canali possono seguire la strada e se da una parte si ha la strada, dall'altra si può avere un frutteto che può essere anche solo a 4 metri e non si può appoggiare, depositare un cumulo di terra lato frutteto. Quali sono le conseguenze quando abbiamo le lavorazioni in alveo su pertinenze? Come per esempio nel canale Zangherino primo ramo, Cala secondo ramo. Avevo tanti canali da poter... Questi sono quelli in cui io avevo le foto da potervi mostrare. Innanzitutto, utilizzare le pertinenze significa appoggiare la terra di risulta, di movimentata dall'alveo. Sulle pertinenze si creano chiaramente delle piccole arginature che possono creare delle problematiche di scolo per le campagne
oltre al fatto che la pertinenza diventa impossibile da percorrere sulla sua sommità per un mezzo che possa essere anche non un scavatore ma anche solo una macchina, e se si apre un fontanazzo o c'è una qualsiasi tipo di emergenza non si riesce a percorrere quella pertinenza. In più, come spiegavo prima, sullo stesso canale si possono avere delle alternanze di lavorazione, queste possono richiedere mezzi diversi con operatori anche che sono differenti, quindi aumenta, oltre al costo di analisi di laboratorio che si fanno, raddoppiano anche i tempi di esecuzione del lavoro. Altra alternativa è spuro con deposito in trincea, come nel canale San Martino. Si ha la necessità di ricostruire una sponda solida, e per ricostruire una sponda solida il materiale deve avere la giusta idratazione. Viene creato un cassonetto, ovviamente tutta la terra movimentata prima analizzata, viene creato un cassonetto da cui estrarre terra asciutta che viene impiegata nell'immediato per ricostruire una buona sponda. La trincea che si è appena stata creata viene riempita con la terra di risulta, che ovviamente è una terra bagnata e che quindi va a indebolire l'argine. Quando non abbiamo neanche le pertinenze, come nella prima foto del canale Gronda Marenghino, dove abbiamo una strada sulla sinistra e un frutteto sulla destra, dobbiamo incominciare a lavorare sull'inalveo, e si ricreano sponde in modo del tutto inadeguato per l'utilizzo di questo materiale che non ha la giusta idratazione, e come vedete è un movimento di terra che avviene solo in alveo, e si va sia a ricostruire la sponda, ma è una sponda che forse avrà qualche mese o anno di vita perché non è fatta col materiale di risulta nel suo stato ottimale. Quali sono gli scenari alternativi? Nel caso io non potessi lavorare nelle pertinenze ma neanche in alveo perché mi crolla la sponda da un mese all'altro, o si individua un sito commerciale industriale della colonna B, nel caso si abbia, ma non sempre si ha la disponibilità di trasportare materiale in questi siti. Smaltimento in discarica di terra, se è rifiuto, se supera la colonna B, o se io non ho un sito commerciale industriale, oneri molto alti, oppure non effettuare una manutenzione adeguata del canale, come l'esempio di canali non espurgati a causa del DDT, Fossa La Vezzola e Scolo Pescara, a causa dell'idrocarburo C maggiore di 12, questi sono i due valori che sforano di più, come il condotto Malvezza. Ci sono anche canali che non sono espurgati dal lontano 2010 per valori di metalli che sforano, o anche idrocarburi come lo scolo fondo di Po, lo scolo Parata, che dalle foto si può capire che effettivamente non c'è stato un intervento recente. Queste due situazioni, ciò che è successo nello scolo Mantello e nello scolo di Casaglia con un allagamento della campagna circostante, sono solo due esempi di come l'interrimento di un canale che non è stato manutentato nella maniera ottimale possa avere un peso preponderante quando anche le condizioni meteorologiche ovviamente non ci sono favorevoli, un'allerta meteo, e può succedere ciò che non dovrebbe succedere come in questi due casi. Questa è la mia ultima slide, e c'è un grande punto interrogativo. Io ci tengo a introdurre una mia riflessione personale. La normativa c'è, e per fortuna che la normativa ambientale c'è, e crea anche delle alternative da seguire, e sicuramente noi le notiamo. Bisogna capire qual è l'ordine di grandezza del lavoro che si sta affrontando. L'alternativa c'è, ma per un consorzio di questa ampiezza, di questa estensione, con queste tipologie di lavori, a volte è molto molto limitante e difficile. Esiste un fondo naturale, una condizione già pregressa, ma come posso affrontare io consorzio uno studio di fondo naturale per dei valori di DDT che sono fuori limite? Li posso trovare nel 50% dei miei canali,
quando il DDT sono oltre 40 anni che è stato vietato e ne paghiamo purtroppo ancora le conseguenze, o come posso superare i limiti ottenuti causati da uno sforamento di idrocarburi, che nel nostro caso sono maggiormente C maggiore di 12, quando non riesco a distinguere un idrocarburo per la normativa, un idrocarburo naturale da un idrocarburo artificiale, quando non riesco neanche a spiegarmi il perché sono lontano da degli scarichi, da delle zone industriali, sia piccole che grandi, da lontano dai centri urbani. Abbiamo delle zone che, in cui non vi è nulla se non una strada che percorriamo anche poco. Come posso affrontare delle situazioni di emergenza quando la normativa prevede dei tempi, il consorzio non ha questi tempi, quando c'è da movimentare della terra ma non riesco a movimentarla perché non ho tempo di fare un'analisi, passa quasi un mese e mezzo da quando io tiro su un campione e il laboratorio ci dà il risultato. La dichiarazione di utilizzo, che è paradossalmente molto semplice, però ci limita nel tempo. Nel caso avessimo delle variabili non previste, abbiamo solo la possibilità di fare una proroga per massimo 6 mesi, e i limiti di modifiche sostanziali, che sono solo 2, ci rendono veramente difficile programmare dei siti di destinazione che possono essere quelli anche dopo un anno. Ultimo, ma non meno importante, è il concetto di pertinenza. Lo possiamo scrivere, firmare e mettere agli atti, ma la realtà è diversa. Il concetto di pertinenza molte volte non è rispettato quando ci troviamo in tante situazioni tipiche della nostra pianura. Questa slide serve per aprire alcuni punti di riflessione, farci delle domande e magari pensare a cosa si può migliorare. Vi ringrazio. Grazie mille. Come avete visto, insomma, abbiamo Giulia ha esposto quelle che sono le nostre difficoltà operative, che sono uno dei temi dei sedimenti, chiaramente. A questo punto io passerei la parola a Tommaso Simonelli dell'autorità di distretto, che ci elencherà quali altri problemi sono propri di altri corsi d'acqua. Questo per allargare il focus della problematica. Se vuoi questo te lo igienizzo. Vai là, igienizzo questo. Faccio l'igienizzatore. Quello. Senti. Prova. La riprova che stai igienizzando. Grazie. Sì, la puoi aprire, grazie. Sì, anch'io, come la collega che mi ha preceduto, sarò portatore anch'io di qualche problema un po' più ampio, perché la scala d'analisi, visto l'ente che rappresento, è appunto l'autorità di bacino distrettuale del Po, che qui vedete rappresentata in estrema sintesi un po' la geografia di questo distretto, 8 regioni e una provincia autonoma, la provincia autonoma di Trento. Quasi 20 milioni di abitanti, 3.300 comuni, una superficie di 86.000 km quadrati, compresa la parte svizzera e francese che vedete in grigio. Gli affluenti del Po sono 141 e il 60% questo territorio è caratterizzato dal 60% di territorio collinare montano e il 40% di territorio di pianura. In questo distretto viene prodotto il 40% del PIL nazionale. Allora, entrando un po' nel merito del tema del trasporto solido, come autorità di bacino ci siamo prevalentemente concentrati sulle questioni legate al trasporto solido, sul reticolo idrografico naturale. E brevissimamente qualche slide per inquadrare dal punto di vista teorico quelle che sono un po' le basi sulle quali abbiamo poi impostato le nostre politiche come autorità di bacino.
Quello che vedete è una schematizzazione del sistema fluviale, in cui nella parte di monte prevale la zona dove prevalgono i processi di erosione, la parte intermedia di pianura dove invece prevalgono i processi di trasporto e infine la zona terminale, che è la zona in cui avviene il deposito dei sedimenti. Questo è chiaramente una schematizzazione di un sistema fluviale naturale ed in equilibrio. Il criterio, cioè il bilancio, un corso d'acqua diciamo in equilibrio è come rappresentato dalla bilancia di Lane, cioè c'è una diretta proporzione tra il trasporto solido e cioè le portate solide e le portate liquide, quando il corso d'acqua è in equilibrio. Qualora una di queste due componenti, di queste due portate, viene destabilizzata, c'è un forte squilibrio e nelle diapositive successive vi faccio vedere un po' quello che è stato, che sono stati gli effetti a livello di intero distretto. Intanto pure il modello concettuale di quelli che sono gli sviluppi e le evoluzioni dei corsi d'acqua, quindi vedete i vari alveotipi, come nel tempo possono modificarsi. E dico nel tempo perché poi la scala temporale è l'elemento determinante, perché come ho riportato, un fiume si può definire in equilibrio dinamico se all'interno della scala temporale, quindi parliamo del medio termine, pur spostando in maniera graduale, mantiene mediamente invariata la sua forma e le sue dimensioni, cioè la larghezza, la profondità, la pendenza e la pendenza del fondo. E questo è un corso d'acqua naturale e in equilibrio dinamico. Qualora questo equilibrio venga alterato, le cause possono essere cause naturali e cause antropiche. Se sono cause naturali, gli effetti si manifestano in maniera lenta, impercettibili alla nostra scala temporale, alla nostra vita. Qualora invece gli elementi che destabilizzano questo equilibrio sono di natura antropica, ho portato degli esempi, ma ce ne potrebbero essere tanti altri, gli effetti si manifestano in maniera rapida e posso aggiungere anche ultimamente anche in maniera parossistica. E quindi l'importanza della scala temporale è la questione dell'equilibrio dinamico dei corsi d'acqua. Quali sono gli effetti degli squilibri dei corsi d'acqua? Cioè, il corso d'acqua ha due gradi di mobilità, verticale e laterale. Quindi qualora si possono innescare dei fenomeni di instabilità, il corso d'acqua reagisce lateralmente e verticalmente approfondendosi. E quindi questi, ho riportato di seguito una serie di effetti abbastanza evidenti e ormai abbastanza noti anche. Questo è il Po a valle di Isola Serafini. Questo è il rilievo ultimo del 2005. Adesso stiamo attendendo le ultime batimetrie, quindi potremo verificare se questo processo di approfondimento si è arrestato o viceversa è continuato col trend che vedete di meno 6 metri dal 54 al 2005. Gli effetti lo vedete anche rappresentati sulle infrastrutture. Questo è quello che è successo allo Scrivia durante l'evento alluvionale del 2000. Questo è la Dora Balta Ivrea. Questo anche per dire che questo effetto non è localizzato necessariamente solo nelle aree di pianura. Questa che vedete è un ponte che è in Valtellina e questi sono gli effetti dovuti principalmente a tutti gli sbarramenti che sono stati nel tempo realizzati, briglie e controbiglie sugli affluenti. Quindi l'apporto nel collettore principale, che è l'Adda, che è quel corso d'acqua che attraversa est-ovest la Valtellina, questo è uno degli effetti che si possono vedere appunto nei ponti di fondo valle. Questo è un altro effetto che è tipico dei fiumi emiliano-romagnoli, cioè il fatto che il fiume depositi sulle golene, quelli che vedete, quei picchi che vedete sono gli argini, questa è una sezione realizzata su un DTM. E nel tempo c'è un incremento notevole della sedimentazione in zona golenale, il corso d'acqua
in stato di erosione continua ad approfondire l'alveo inciso, interessa sempre meno le aree golenali e quindi viene meno quell'effetto di laminazione che potrebbero esercitare efficacemente queste aree golenali, e quindi come conseguenza la velocità di traslazione della piena molto più velocemente da monte verso valle. Quindi questo è uno degli effetti dei copiosi depositi che possono avvenire all'interno delle goleme. Poi possiamo parlare anche delle difficoltà a gestire queste cose, cioè se uno volesse togliere anche quel materiale sulle golene. Questo è un altro esempio, questo è un profilo longitudinale del Taro. Quello è il ponte della ferrovia Milano-Bologna, che è in prossimità quasi della via Emilia, e quello che vedete sono il profilo longitudinale 73, 97, 99. Quindi questo a testimonianza del forze approfondimento ai quali sono soggetti gran parte dei corsi d'acqua del distretto del Po. Questo è un altro esempio tipico, questo è il Marecchia, territorio che non era di competenza dell'autorità di Pecino, che abbiamo acquisito, e questa è la traversa, la famosa ormai traversa di Verrucchio. Con quella linea rossa ho voluto indicare quello che era il fondo alveo, e questo ormai viene chiamato il canyon del Marecchia, cioè ormai è noto, uno cerca canyon su Google, canyon Marecchia, esce fuori il canyon del Marecchia. Quella linea rossa è camminandoci dentro al canyon, si riescono a vedere benissimo quello che era il materasso alluvionale e quello che era il substrato. Tanto è vero che al contatto tra queste due formazioni ci sono proprio delle venute d'acqua, perché lì c'è proprio sotto il substrato è argilloso, limoso, per cui c'è un contatto con una superficie impermeabile, quindi ci sono. Questo per dire dove era il fondo alveo del Marecchia, ma non 100 anni fa, parliamo di 50 anni fa. Quindi in 50 anni vedete che quelle sponde lì sono alte oltre 10 metri, 10-12 metri, e gli effetti sono quelli che vedete. Quella era una traversa di derivazione che è stata ricostruita già diverse volte. Questo è un altro esempio di un altro fiume emiliano, il Secchia, e quella è la Briglia Mucchietti, che è venuta giù, se non ricordo male, era il 2004 o giù di lì. E qui, anche qui, abbiamo il canyon del Secchia. Quindi, oltre al Gran Canyon, nel nostro piccolo abbiamo acquisito due paesaggi così artificiali, direi, per effetti indotti artificialmente. Questo è il rischio da dinamica morfologica. Altro elemento molto importante è che, se ricordate la definizione di equilibrio dinamico, un corso d'acqua in equilibrio dinamico si sposta leggermente, mantiene comunque le sue geometrie. Corsi d'acqua in squilibrio invece determinano effetti difficilmente prevedibili. Quel filmato che vedete è un'alluvione del Friuli del 1993, invece la casina accanto, che è uguale a quella lì, è il Tanaro al limone Piemonte nell'alluvione del 2020, ottobre 2020, quindi 3 ottobre 2020, e questi sono tutti altri eventi accaduti tra il 2000 e il 2020, quindi questo è un altro elemento di cui si riesce veramente, è veramente difficile da prevedere, perché anche i modelli idraulici che valutano gli scenari d'allagamento riescono a prevedere spazialmente dove arriverà l'acqua sulla base di idrogrammi, no? Mentre invece questo fenomeno di instabilità plano-altimetrica del corso d'acqua sono difficilmente valutabili, e poi si realizzano anche per eventi per piene non necessariamente significative, perché laddove esistono delle sponde alte, e questo è un esempio, qui siamo sul Taro, questa che vedete è la freccia e sono 5 metri circa, lì c'è una sponda che è alta 7-8 metri, quella è la planimetria, il puntino è lo stesso posto, e vedete lo spigolo dell'argine che è facilmente riconoscibile, cioè lì l'alveo inciso è prossimo alla sponda, al piede dell'argine, e il crollo di quell'argine lì potrebbe tranquillamente avvenire anche per non piene significative, perché basta che
passa una portata che scalza il piede quella sponda molto alta e gli viene dietro anche il paramento dell'argine maestro. Qui vedete anche lì un'immagine animata di una modificazione della planimetria dell'Audio del Taro in prossimità di un'altra infrastruttura importante, stiamo parlando dell'A15, l'autostrada che da Parma porta in Versilia. Quelle sono immagini tratte da Copernicus Sentinel 2, se non ricordo male. Si riesce a fare anche una ricostruzione e si costruisce un time lapse. Qui sono altri esempi di insediamenti industriali. E quindi poi, come ultimo effetto di questo squilibrio, perché poi come ho rappresentato nella schematizzazione del bacino, c'è l'area di deposito e qui, come sapete, il problema dell'erosione della costa e la principale causa è la forte riduzione del trasporto solido proveniente da fiume. E questo è dove finisce quel nastro trasportatore. La filiera si esaurisce lì, se lì non arrivano sedimenti, gli effetti, oltre agli effetti dovuti all'innalzamento del livello del mare, sono anche dovuti e amplificati dal fatto che mancano i sedimenti provenienti da mare. Quali sono state le disposizioni attuate dall'autorità di bacino per cercare di arginare questi effetti, che sono effetti che una volta innescati non è che basta era intenzione di questa delibera impedire l'estrazione in alveo, perché non dimentichiamoci che prima le attività estrattive venivano fatte in alveo, cioè veniva estratto direttamente il materiale dall'alveo del fiume. Però sono fenomeni che una volta innescati, cioè non basta un divieto all'estrazione di sedimenti dall'alveo, perché hanno una loro inerzia e è difficile da arrestare tempestivamente, come ci piacerebbe che fosse. E associato a questo abbiamo fatto questa direttiva per quanto riguarda la gestione dei sedimenti, la direttiva principale che ha anticipato quello che poi è inserito nel nostro ordinamento nel 152, nell'articolo 117, che prevede appunto che per la questione legata per la gestione dei sedimenti vengano fatti specifici programmi di gestione dei sedimenti. E questo noi l'abbiamo fatto nel 2006. E a titolo così esemplificativo, dimostrativo, come autorità di bacino abbiamo approvato tre stralci che riguardano l'intera asta del Po, e quindi c'è lo stralcio del tratto piemontese, lo stralcio della parte mediana e la parte terminale del Po. In questi strumenti sono riportate quelle che sono un po' le linee di azioni strategiche, c'è un'analisi così diagnostica del corso d'acqua, quindi quali sono gli elementi di squilibrio principali, le maggiori criticità, e in relazione a queste sono previste una serie di azioni, una o due delle quali vedete rappresentati dall'ingegner Pellegrini che mi succederà. Quindi questo è stato lo strumento che noi abbiamo messo in campo, e non vi nascondo insomma le difficoltà nell'attuarlo, perché poi realisticamente gli interventi realizzati a fronte di quando anzi intanto mi tolgo anche la mascherina, che sono stato fino adesso a parlare, che fa una fatica, e quindi enormi difficoltà di natura tecnica, anche di natura amministrativa. E questo è un esempio, poi va bene, la collega vi dimostrerà qualcosa di più, ancora più articolato. Questo è un esempio classico della parte mediana del Po. Come sapete, tutto questo tratto mediano del Po è caratterizzato da questi pennelli di navigazione che consentono appunto di garantire la navigazione per più giorni possibili durante l'anno, però hanno avuto poi nel tempo come effetto di concentrare la corrente nel canale principale, di disconnettere i rami laterali, e pertanto dove qui passava solo 800-1000 metri cubi al secondo, attualmente
metri cubi al secondo, determinando cosa? Processi di forte approfondimento, oltre che erosioni sulla sponda e quindi messa a rischio anche del sistema arginale principale, come potete vedere in questo tratto qua. Vedete la linea blu è l'argine maestro. Vedete che quel pennello rosso sulla sponda opposta orienta la corrente, concentra la corrente. Quindi qual è stata la proposta del PGS? È quello di abbassare il pennello e consentire per portate anche inferiori l'interessamento della lanca laterale. Questo a vantaggio dal punto di vista della riduzione del rischio idraulico, ma anche a vantaggio dal punto di vista, chiaramente, come potete immaginare, dal punto di vista ambientale. E, vabbè, questo è un altro esempio. Questa direttiva dava mandato alle regioni di fare i piani di gestione dei sedimenti, cioè l'autorità di bacino solo sull'asta del Po l'ha fatto, un po' per a fini dimostrativi, ma anche per il fatto che comunque il Po, come sapete, è interregionale, quindi ci sembrava opportuno che fosse proprio l'autorità di bacino a definire un po' quello che fossero le linee di intervento da attuare a questo fiume. Le regioni hanno redatto i piani di gestione che vedete rappresentati, ma la cosa più importante che è emersa è che nella maggior parte degli studi svolti non emerge la necessità di fare interventi di escavazione, in quanto su tutte le aste in generale emerge una situazione di deficit di sedimenti. Con questo stiamo parlando di reticolo idrografico principale, quindi niente a che vedere con quanto ha rappresentato, questo ci tengo a chiarirlo. Stiamo parlando di due sistemi diversi, da un'altra parte qui c'è un sistema, un reticolo idrografico naturale, dall'altra parte c'è un reticolo idrografico artificiale che ha finalità precise, è un manufatto e quindi il manufatto va mantenuto sulla base di quelle che sono le sezioni di progetto. Il corso d'acqua ha un'altra storia, ha un'altra dinamica. E comunque la direttiva gestione dei sedimenti prevede che possono anche essere estratti, in assenza di programmi di gestione dei sedimenti, 20.000 e 10.000 metri cubi al secondo, metri cubi di sedimenti, a condizione che però vengano dimostrati che ci siano condizioni di rischio e pericolosità per centri abitati. Quindi, per farvi un esempio concreto, un tratto, un corso d'acqua nel tratto che attraversa una cittadina, chiaramente queste condizioni si possono realizzare e quindi in quel caso si può intervenire come previsto dalla direttiva. Vabbè, queste cose qui ve le ho anticipate in parte perché riguardano quelli che sono stati gli aggiornamenti dal punto di vista normativo del nostro ordinamento rispetto a questo tema che riguarda il bilancio del trasporto solido e quindi il 158 bis che introduce, caratterizza questi interventi come interventi integrati, cioè interventi in grado di ridurre il rischio idraulico e al tempo stesso migliorare lo stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità. E su questo il legislatore ha voluto fornire una premialità in termini di programmazione. Tutti gli interventi che presentano queste caratteristiche viene destinata una percentuale minima nella programmazione degli interventi di difesa del suolo pari al 20% della risorsa. Questo è l'articolo specifico che prevede il programma di gestione dei sedimenti quale strumento operativo nonché conoscitivo per gestire i sedimenti. E infine, anche noi nel redigere il piano di gestione del rischio alluvioni in attuazione della direttiva 2760, la cosiddetta direttiva alluvione, abbiamo previsto proprio un obiettivo specifico e delle azioni mirate a tal fine, tant'è vero che nel nostro programma del 2015, però adesso in aggiornamento, ma presumo che più o meno i numeri saranno questi, se non aumenteranno, sono previste misure, numero 150 misure, in cui
è riconosciuta questa caratteristica, quindi migliorare la qualità morfologica, la capacità di laminazione delle piene, l'aumento di capacità di ritenzione delle acque e del rispetto dell'invarianza idraulica. Quindi queste sono tutte misure previste all'interno del PGRA. Quali sono, vado e concludo, quali sono le innovazioni in corso utili a migliorare l'interpretazione dei processi e le modalità gestionali? Abbiamo in corso una serie di attività, le più recenti sono una sul fiume Marecchia e l'altra sul Taro. E queste sono alcune slide, insomma, in cui sono indicate un po' le attività che abbiamo svolto. Abbiamo cercato di applicare quelle che sono le novità scientifiche che abbiamo recuperato un po' in giro per il mondo, perché questo che vedete è un articolo di un famoso geomorfologo francese che è Piguet. Nella precedente slide c'era l'indicazione di un altro, di un americano che sarebbe poi, questa successiva. Tutti questi strumenti che sono in estrema sintesi, e che nessuno si offenda se conosce nel dettaglio questi strumenti, è una cercare di quantificare, perché questo è un argomento complesso, come già introdotto dalla collega. E per niente neutrale, è sempre stato oggetto di discussioni con gli enti locali, perché comunque soprattutto nei corsi d'acqua naturali il concetto è sempre bisogna pulire il fiume, e pulire il fiume significa asportare necessariamente i sedimenti. Allora noi vorremmo cercare di far luce su questa cosa nella maniera più analitica possibile, e questi strumenti che sono dei LIDAR, che sono quindi dei laser, degli impulsi laser sparati da aeromobile o da drone, che riescono nel dettaglio a ricostruire la morfologia dei corsi d'acqua. Non riescono ad attraversare l'acqua, quindi si cerca di farli in periodi di magra, oppure di compensare questa mancanza facendo dei rilievi batimetrici. In questo modo si ricostruisce proprio il modello fisico del corso d'acqua. Ecco, avendo a supporto più rilievi di questo tipo, si riescono a costruire dei veri e propri bilanci del trasporto solido. Cioè, se il sedimento c'è, se non c'è, se è in surplus o se è in deficit. E questo è un piccolo diagramma in cui rappresenta tratto per tratto i tratti in cui c'è un deposito di materiale e dove c'è invece un grosso deficit. E questo sicuramente ci aiuta a ragionare meglio, a capire meglio quelle che sono le dinamiche che caratterizzano il corso d'acqua e quelle che possono essere le corrette modalità gestionali. E con questo ho finito e vi ringrazio. Grazie Simonelli per la chiarezza dell'intervento, è interessantissimo. Chiedo scusa all'ingegnere per però è arrivata Marcella Zapaterra, che è consigliere regionale e voleva anche lei dare un contributo, oltre che cittadina ferrarese e nostra compagna di viaggio in diverse avventure che hanno riguardato la provincia di Ferrara, anche per la gestione dell'idrovia, e quindi te la sanifico? Aspetta, che arrivo. Un saluto veloce, poi ti do subito la parola. Mi scuso perché ero prevista tra i saluti, ma non ci siamo capiti bene con l'orario, sarà sicuramente stata colpa mia, quindi non farò più un saluto perché a questo punto non ha senso, prenderò un minuto per un auspicio che mi pare doveroso alla luce dell'importanza del tema trattato e delle professionalità che qui si sono espresse. Tema molto tecnico, ma per chiunque abbia avuto la possibilità di svolgere ruoli di governo in questo territorio, in provincia, in comune o al consorzio di bonifica, è molto chiaro quanto l'attività di espurgo di canali abbia un sacco di criticità. È un'attività fondamentale, direi, per mantenere la sicurezza idraulica del territorio, ma per quanto fondamentale, a volte impossibile da svolgere, quando possibile da svolgere, un'attività molto molto complicata, ma proprio per l'applicazione della normativa, per la normativa vigente. Moltissime delle,
delle analisi che vengono condotte dal consorzio prima degli interventi programmati dà purtroppo conto di sforamenti sui livelli previsti dalla norma per quanto riguarda DDT e gli idrocarburi, e questo rende poi impossibile spargere i terreni di risulta nelle campagne. Sapete tutti quanto questo rappresenti un problema, soprattutto in un territorio come la provincia di Ferrara, che non ha pertinenze adeguate o le ha in zone limitatissime come il Mezzano o pochissimi altri canali. La faccio corta perché non ho bisogno di spiegare niente a voi, il risultato è che gran parte degli interventi si fanno in alveo ma con efficacia e durata limitatissimi, quindi con dispendio di risorse e non ho bisogno di dilungarmi. Ecco l'auspicio, e poi chiudo e lascio subito spazio a chi è previsto negli interventi, l'auspicio è che davvero dopo questa giornata, e ringrazio il Ministero per la Transizione Ecologica, il Consorzio e ISPRA per averla organizzata, vedo anche il Direttore Generale Bortone che è sempre uno dei partner con cui lavoriamo molto proficuamente in ARPAE, e l'auspicio è davvero che dopo questa giornata si apra un tavolo di confronto. L'auspicio è che dopo questa giornata davvero possa allargarsi la discussione, magari valutando anche altri contesti italiani o nazionali dai quali prendere spunto, però l'obiettivo della giornata di oggi deve davvero creare un momento di confronto tra tutti i soggetti interessati per valutare soluzioni al problema che molto rapidamente vi ho esposto, e soluzioni, nuovi metodi, o anche, lo dico perché la parte politica in questo caso sono io, poi non so se è intervenuto qualcun altro, cioè anche nuove soluzioni normative, lo dico, se c'è bisogno di mettere mano alla norma si può arrivare a fare anche questo, l'importante è che la tutela della salute non venga messa in contrapposizione alla tutela della sicurezza delle persone che sul territorio abitano. Dobbiamo far convivere questi due principi e trovare tutte le soluzioni metodologiche e normative idonee a consentire lo spurgo dei canali in modo programmatico e puntuale, senza che ogni volta che c'è bisogno di farlo, con i rischi che appunto vi dicevo prima sulla sicurezza idraulica, non sia un terno all'otto o non si riduca solo agli interventi in audio. Io forse questo è un problema generalizzato, lo so. Forse noi ferraresi, siamo territorio specifico di bonifica, lo sentiamo più di altri territori. Ho sentito la relazione prima di me di AIPO e mi piacerebbe discutere tanto anche della manutenzione dei fiumi in regione Emilia-Romagna. Avremmo da discutere molto su quel che c'è da fare. Dicevo, forse come ferrarese lo sentiamo più di altri, però abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti per provare a fare un passo avanti rispetto alla situazione attuale, che sia un passo avanti per la salute pubblica delle persone, ma anche per la loro sicurezza che su questo territorio abita. Quindi vi ringrazio per tutti i contributi che verranno e spero avremo davvero la possibilità di confrontarci anche da domani su questi temi per trovare soluzioni migliorative. Grazie e buon proseguimento. Grazie Marcella. E adesso do la parola a Federica Pellegrini, omonima. Che così, più altro per il microfono, esatto. Prego. Problemi di vista, sono più comoda seduta. Ecco. Sì, va bene. Sì, buongiorno a tutti. Rappresento appunto l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, che sapete
ente strumentale delle quattro regioni che si trovano all'interno del bacino del Po, quindi dal Piemonte, la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto, e ci occupiamo della gestione in qualità di autorità idraulica, quindi della principale rete naturale del bacino del Po, quindi l'asta del Po e i suoi affluenti. In particolare, diciamo, in questa presentazione vengono illustrati due casi che appunto abbiamo ritenuto significativi per appunto l'argomento della giornata, ovvero la gestione dei sedimenti, interventi che si trovano uno in Emilia per quanto riguarda la Cassa del Secchia, che come vedremo più avanti appunto è stata soggetta ad importanti fenomeni di interrimento nel quarantennio del suo esercizio, perché una cassa che è stata completata a fine degli anni 70, mentre il secondo intervento riguarda un tratto, tra l'altro poi passerò la parola, perché appunto questo è un intervento che ha due voci, passerò poi la parola all'ingegner Venturini della società Technital, che è appunto il progettista di questo intervento per conto poi del futuro concessionario, poi vi dirò il perché futuro concessionario, e riguarda di fatto la riapertura di una lanca di Isola Cirene, quindi nel Mantovano, in corrispondenza del meandro di Ostiglia Revere, e sono entrambi interventi che si pongono appunto l'obiettivo di gestione dei sedimenti, ma in un'ottica di sia miglioramento della sicurezza idraulica ma anche di riqualificazione morfologica del corso d'acqua. E non solo, perché per quanto riguarda l'intervento di Isola Cirene, quindi sul Po, l'intervento ha anche una finalità comunque di miglioramento della navigabilità del corso d'acqua. Quindi diciamo che non vengono presi in considerazione solo aspetti legati alla qualità del materiale, quindi all'argomento terre e rocce da scavo, ma anche ovviamente gestione del sedimento relativo con finalità di sicurezza idraulica e miglioramento della morfologia del corso d'acqua. Con riguardo al secondo intervento, lo faccio l'introduzione adesso, poi appunto per gli aspetti tecnici poi ne parlerà l'ingegner Venturini, quindi l'intervento sul Po, questo diciamo che è un intervento che in qualche modo anticipa nei tempi anche gli interventi che sono previsti dal PNRR per quanto riguarda gli investimenti nel bacino per la rinaturazione dell'area Po, che come sapete investimenti che sono stati approvati molto di recente, nel luglio di quest'anno, e che sono un programma che è stato presentato da WWF insieme ad Anepla, e che riguarda 37 interventi, di cui fa parte anche questo, che però lo anticipa nei tempi, e che appunto riguardano la rinaturazione, come obiettivi, la rinaturazione del Po, il miglioramento e soprattutto il miglioramento della sua navigabilità, oltre che della sicurezza. Questo intervento è previsto quindi nel piano di gestione sedimenti, programma generale di gestione sedimenti approvato dall'autorità di bacino. Questo programma proprio individuava esso stesso non solo i quantitativi di materiale che dovevano essere estratti, perché in questo caso parliamo di 5 milioni e mezzo di materiale da estrarre appunto con le finalità che vi dicevo prima, ma programma che individuava anche le modalità di attuazione di questo intervento, ovvero attraverso finanza di progetto, quindi un partenariato pubblico-privato. Il progetto preliminare ha avuto un iter piuttosto lungo, perché se non ricordo male la prima versione del progetto risale al 2013-2014, poi è stato appunto rivisto e condiviso ovviamente con AIPO, con autorità di bacino, con
e con Regione Lombardia, si è arrivati poi all'approvazione del progetto preliminare, alla gara, che si è chiusa nei primi mesi di quest'anno ed ha individuato come diciamo futuro concessionario, dico futuro perché ancora appunto il procedimento di approvazione del progetto definitivo non si è chiuso, ha individuato come futuro concessionario una ditta che è Cave Quingentole, che appunto si è appoggiata come appunto studio di progettazione a Technital. Questa invece prima parte dell'intervento che vi esporrò io riguarda appunto la messa in sicurezza della cassa di espansione del fiume Secchia. Tra l'altro appunto mi piace sempre ricordare che tutto il volume, quasi tutto il volume dedicato all'eliminazione delle piene del bacino del Po sta proprio in Emilia, in particolare quindi questi 70 milioni di metri cubi per la laminazione delle piene stanno negli affluenti di destra, quindi procedendo da ovest verso est, il Parma, il Crosto, l'Olenza, il Secchia e il Panaro. Voi sapete che appunto a breve partiranno anche gli interventi di realizzazione della cassa di espansione del Baganza. La cassa del Secchia si trova appunto a cavallo di tre comuni e a cavallo di due province, quindi la provincia di Reggio Emilia per il comune di Rubiera e i comuni di Campogalliano e Modena per la provincia appunto di Modena. Cassa che tra l'altro è anche, e questo aggiunto, un ulteriore elemento del quale appunto tener conto nella fase di realizzazione, nella fase di progettazione degli interventi di adeguamento della cassa. All'interno della cassa è presente un SIC-ZPS, appunto delle casse di espansione del fiume Secchia, perché quest'area caratterizzata da appunto specchi d'acqua è diventata poco subito dopo il suo esercizio e la sua costruzione un'area di notevolissimo pregio naturalistico. La storia appunto, la Cassa del Secchia è la prima proprio in assoluto che è stata realizzata nel bacino in Emilia, e l'idea appunto della sua realizzazione nasce alla fine degli anni 60 su un'idea dell'ingegner Moratti, che era l'allora ingegnere del Genio Civile di Reggio Emilia, al quale appunto venne questa idea di sfruttare l'invaso che si era creato dietro il fronte consolidato della frana di Cerredolo in comune di Tuano, Reggio Emilia, per la laminazione di piena, per la laminazione delle piene del Secchia. Poi ovviamente furono fatti successivi approfondimenti e studi per poi arrivare appunto all'inizio degli anni 70, quando appunto si decise di realizzare la cassa di espansione poco a valle della, appunto alla chiusura ovviamente del bacino montano e poco a valle dell'attraversamento della via Emilia e della linea ferroviaria. La cassa ha un volume di circa 15 milioni di metri cubi e fu realizzata anche grazie alla presenza e allo sfruttamento di bacini di cava esistenti e anche all'epoca erano ancora in realizzazione. Cassa che tra l'altro fu realizzata in tempi piuttosto rapidi, perché poi è stata ultimata ed inaugurata tra il 1979 e il 1980. Per chi non la conoscesse, diciamo, ho riportato anche uno schema appunto uno schema della cassa e una foto del manufatto limitatore, regolatore. La cassa si compone di due comparti, un comparto in linea che ha un volume di circa 4-5 milioni di metri cubi di invaso e un comparto fuori linea che è collegato appunto al comparto in linea attraverso uno sfioratore laterale, comparto fuori linea dove diciamo sta gran parte del volume dedicato alla laminazione delle piene. Vedete in questa sequenza temporale di carte e di ortofoto
come appunto è evoluto nel tempo. Qui partiamo da una carta IGM del 1933 per arrivare a un ortofoto abbastanza recente del 2015, come è evoluto il corso del secchia in corrispondenza della cassa. Vedete cassa che ovviamente ha influito notevolmente sulla appunto dinamica e attuale conformazione del corso d'acqua, che è passato diciamo da un corso d'acqua pluricorsale, come potete vedere nelle prime cartografie del 1930, del 1969 e anche nella CTR dell'88, per poi appunto trasformarsi in un corso d'acqua monocanale. E vedete tra l'altro da questa foto com'era l'assetto del corso d'acqua proprio alla fine della realizzazione del manufatto, e potete vedere come rispetto appunto a tempi più recenti in particolare il comparto in linea è stato oggetto di notevoli fenomeni di interrimento, oltre che appunto di colonizzazione e di vegetazione. E sulla base appunto di un'analisi semiquantitativa dei processi di evoluzione morfologica, appunto si è potuto appunto dimostrare che il comparto in linea della cassa di espansione ha subito un interrimento e quindi una perdita di volume utile per la laminazione delle piene di ben 1 milione di metri cubi. Quindi questo vuol dire che il comparto in linea, la cassa nel suo complesso, ha perso circa un 7% del suo volume utile per la laminazione, mentre il comparto fuori linea, il comparto in linea ne ha persi ben il suo 25%. Questo fenomeno invece non si è avuto in corrispondenza della cassa fuori linea, perché la cassa fuori linea intanto viene interessata dalle piene con una frequenza molto minore ovviamente rispetto al comparto in linea, perché viene interessata soltanto in occasione delle piene con un tempo di ritorno più elevato, ma anche perché la cassa fuori linea presenta degli specchi d'acqua perenni al di sotto dei quali comunque c'è ancora e ci sarà presumibilmente anche per i prossimi anni un buon volume che potrà essere, diciamo che potrà in qualche modo raccogliere i sedimenti che vengono depositati, in quanto sapete bene che tutto il volume che sta al di sotto del livello freatico ovviamente non contribuisce alla laminazione delle piene. Quindi diciamo che questa progressiva sedimentazione di materiale in sospensione che viene appunto trasportato e poi depositato dopo le piene non ha avuto appunto effetti significativi sul volume di invaso della cassa fuori linea, e appunto sicuramente nel medio termine continuerà a non avere questi effetti. Come vi dicevo, invece la cassa in linea ha aperto so bene il 25% del volume utile della laminazione, e diciamo che questi effetti sono stati inoltre anche alimentati dalla crescita della vegetazione che si è appunto insediata, come si vedeva dall'ortofoto che vi ho mostrato prima, in corrispondenza davanti al manufatto limitatore. E ovviamente questi fenomeni compromettono di fatto anche la piena funzionalità del manufatto limitatore stesso. Potete vedere qui in corrispondenza di alcune sezioni che sono state rilevate in corrispondenza della cassa, in particolare la sezione 4 e la sezione 5, vi ho riportato una sequenza multitemporale del profilo delle sezioni. La sezione 4 è quella diciamo un pochino più vicina al manufatto, la 5 è subito a monte. Vedete appunto in destra, nella destra e sinistra idraulica, le due arginature, e con la linea rossa è il profilo di fondo diciamo di progetto
come indicato all'interno del progetto di adeguamento che poi è stato insomma, ad opera dell'ingegner Susin, un progetto di adeguamento di inizio anni 90, mentre vedete con il colore verde e con il colore blu il profilo del fondo della cassa in anni più recenti, quindi sono un DTM del 2008 e uno del 2015, e vedete come appunto si sono manifestati importanti fenomeni di interrimento appunto rappresentati dall'innalzamento del fondo in corrispondenza del tratto di corso d'acqua a monte del tratto. Rappresentativa è anche la foto che vedete sulla destra, perché appunto nell'ambito delle attività e degli studi propedeutici che abbiamo fatto ovviamente è stato caratterizzato anche il materiale, appunto questo materiale che si è sedimentato, e vedete come in corrispondenza del tronco di un'alberatura abbiamo aperto questa trincea e si vedono per alcuni metri appunto le radici, e si vede bene come appunto anche la vegetazione stessa è stata oggetto di importanti fenomeni di interrimento. La cassa tra l'altro appunto ha delle importanti criticità dal punto di vista del suo funzionamento, perché è una cassa che sicuramente non riesce a laminare appunto gli eventi con i tempi di ritorno di progetto, con tempi di ritorno quindi duecentennali. Non è ottimizzata e non riesce a laminare in maniera ottimale neanche gli eventi con tempi di ritorno minore, quindi con tempi di ritorno addirittura ventennali, e presenta appunto delle arginature non in sicurezza, in quanto non soddisfano i requisiti previsti dalla normativa sulle grandi dighe, quindi quanto prescritto dall'IPR 1363 del 1959 con riferimento al franco idraulico. Quindi nell'ambito degli interventi di adeguamento della cassa, che sono oggetto di una progettazione che ad oggi è oggetto di un procedimento unico di VIA che dovrebbe concludersi con il mese di febbraio dell'anno prossimo, tra gli interventi previsti ovviamente ci sono interventi strutturali di adeguamento dei manufatti e delle arginature, ma è previsto anche un importante intervento di rimozione di sedimenti, di questi sedimenti che si sono accumulati in questo quarantennio in corrispondenza della cassa in linea. Stiamo parlando di quasi 1.200.000 metri cubi di materiale che appunto verrà rimosso e verrà tra l'altro riutilizzato in loco, quindi ricollocato diciamo nell'ambito del cantiere per realizzare gli adeguamenti appunto delle arginature, sia delle arginature perimetrali ma anche per la realizzazione di un'arginatura nuova che appunto l'arginatura che farà da contenimento del nuovo compatto, che è questo che vedete rappresentato col colore rosso, in nuovo compatto di ulteriori quasi 5 milioni di metri cubi, compatto che si trova in comune di Rubiera. Tra l'altro con questi interventi non si ha solo un obiettivo di recupero di un volume di laminazione perso e di diciamo, materiale per realizzare gli interventi di adeguamento delle arginature, ma il corso d'acqua in corrispondenza appunto del manufatto riacquisterà una sua conformazione, quindi una maggiore naturalità e una conformazione diciamo pluricorsale che nel tempo, come avete visto appunto nelle foto che vi ho rappresentato prima, ha perso. E vedete qui un rendering appunto degli interventi. Questa è appunto la cassa nella sua situazione attuale. Questo appunto è un rendering a diciamo ultimazione degli interventi, dove vedete, oltre appunto all'adeguamento del manufatto,
anche appunto questo cambiamento della morfologia del corso d'acqua, quindi con il riacquisto di questa naturalità e pluricorsalità e con questa creazione anche di isolotti vegetati a monte del manufatto. E questa è una planimetria appunto che rappresenta gli interventi di adeguamento delle arginature che, come dicevo, appunto prenderanno il materiale dalle attività di scavo e di rimodellamento davanti al manufatto stesso. E questa appunto è una sezione tipologica, quindi vedete appunto diciamo col colore marrone più chiaro è rappresentata la sezione attuale e vedete che praticamente gli interventi di adeguamento comportano importantissimi interventi di rialzo ma anche di ringrosso arginale. Il bilancio delle terre diciamo che è previsto tra i vari lotti un volume di scavo di quasi 1.200.000 metri cubi, quasi praticamente tutti riempiegati per l'adeguamento delle arginature e soltanto una piccolissima parte, perché si tratta di poco più di 5.000 metri cubi, materiali in esubero che ad oggi almeno in progetto abbiamo trattato diciamo come surplus da mandare fuori dal cantiere. Rispetto appunto alla caratterizzazione del materiale ai sensi delle terre rocce da scavo, sono stati effettuati appunto con il criterio geometrico, quindi in accordo con l'allegato 2 del DPR 120, quindi il rapporto anche alla superficie di scavo, che è indicata in 165 mm cubi, anche se poi in realtà sarà superiore e quindi di fatto dovremo fare anche una caratterizzazione più ampia rispetto a quella che è stata fatta. Sono stati eseguiti 38 pozzetti, quindi 38 saggi di scavo all'interno della cassa. In questi pozzetti, che hanno uno spessore massimo di 7 metri, sono stati prelevati tre campioni a diverse profondità, quindi i primi campioni da 0 a 1 metro dal piano di campagna, il campioni 2 alla profondità massima di scavo e i terzi campioni nella zona intermedia tra le due profondità. Qui vedete appunto riportata la planimetria con l'ubicazione di questi pozzetti. In rosso quindi parliamo di quasi 113 campioni prelevati e analizzati. Poi appunto dovremo effettuare delle altre, perché in realtà nel corso degli affinamenti progettuali abbiamo dovuto ampliare l'area di scavo e diciamo che fortunatamente solo due di questi campioni, quindi solo due su 113, hanno presentato degli sforamenti di colonna A per quanto riguarda il piombo, mentre tutti gli altri campioni sono conformi. Come si diceva anche prima, diciamo qui ricadiamo nell'ambito dell'articolo 185,3, quindi diciamo che questo materiale, ancorché minimo, non conforme, potrà essere utilizzato all'interno delle pertinenze fluviali, almeno per quella che è la nostra interpretazione, perché come si diceva prima non sempre c'è un'uniformità di pensiero anche all'interno delle stesse ARPA, e utilizzeremo questo materiale nell'ambito delle pertinenze idrauliche ed in particolare per la realizzazione degli interventi di rialzo delle arginature stesse. Ovviamente il materiale, come è logico, è stato caratterizzato non solo dal punto di vista chimico, ma anche dal punto di vista geologico-geotecnico, quindi è stata fatta anche tutta la caratterizzazione granulometrica e classificazione, per cui questo materiale ovviamente previa vagliatura, perché è un materiale che presenta tantissima
tantissima frazione organica e vegetale al suo interno, dovrà essere vagliato, quindi depurato di questa frazione vegetale e sarà utilizzato per appunto la realizzazione degli adeguamenti arginali. Ovviamente, come dicevo all'inizio, dovendo appunto trovandoci all'interno di un'area vincolata, nel senso che è un'area dove è presente un SIC ZPS di elevato a pregio naturalistico, tra gli interventi previsti vi sono anche importanti interventi di compensazione e riqualificazione, in quanto andremo a sottrarre circa 23 ettari di habitat comunitario, appunto, che sarà interessato da questi lavori di scavo, e andremo a effettuare delle compensazioni che tra l'altro sono state condivise sul campo anche con i settori competenti appunto di Regione Emilia Romagna. Andremo a effettuare delle compensazioni su delle aree appunto, che hanno una superficie di quasi una volta e mezzo, 1,37 volte, rispetto alla superficie degli habitat che andiamo a sottrarre. Vedete appunto nuove aree che sono state, tra l'altro sono aree demaniali, identificate appunto in colore rosso su questa planimetria. Ovviamente, come diciamo riflessione conclusiva, col tempo ovviamente bisognerà mantenere in efficienza, con continui interventi che non sono stati fatti in questi 40 anni di funzionamento della cassa, quindi bisognerà fare e mantenere interventi di taglio e vegetazione, ma anche di ovviamente asportazione, movimentazione del sedimento, che ovviamente si tornerà a sedimentarsi in corrispondenza dell'area che vi facevo vedere prima. Su diciamo questa parte io ho concluso, passerei la parola appunto all'ingegner Venturini invece per la parte dell'intervento di Isola Cirene. Prego. Grazie. Con la freccettina semplicemente. Sì, sì, sì. No? Bene, allora l'intervento che presentiamo è un intervento di project financing, ovvero di finanziamento di un intervento di ingegneria idraulica sostanzialmente a costo zero per la pubblica amministrazione in applicazione del piano gestione dei sedimenti. Tutto parte dalla osservazione che c'è un'area del Po in provincia di Mantova, nel cosiddetto basso Mantovano e nell'Oltrepò Mantovano, dove ci sono una serie di tratti soggetti a sedimentazione di materiale litoide. In particolare uno di questi, che è chiamato Isola di Cirene, è stato individuato nel piano gestione sedimenti come una circostanza nella quale si può prelevare materiale dal Po nell'ambito di project financing. Il tratto interessato dalla proposta che è stata fatta ancora nel 2015 è un tratto piuttosto ampio, che va dalla foce del Secchia, nel tratto a sinistra, fino per l'appunto al meandro di Ostiglia, che è la zona di destra, comprendente quello spicchio verde che è per l'appunto l'isola di Cirene. L'intervento sostanzialmente consiste nel rimuovere sedimenti
commercializzabili in quella zona e con quella rimozione di sedimenti finanziare, essendo commercializzabili, una serie di interventi di messa in sicurezza idraulica del Po nei tratti in particolare dell'argine destro che non rispetta il franco di sicurezza. Allora adesso qui vado avanti facendo vedere tutti gli interventi e le criticità. Sostanzialmente gli elementi significativi del tratto di interesse sono quelli indicati nelle didascalie. I tratti verdi sono tratti a forte sedimentazione che limita la navigazione e o comunque genera problemi di natura morfologica al fiume. I tratti arancione lungo gli argini sono i tratti di argine non adeguati dal punto di vista della sicurezza idraulica del franco. Le zone rosse, sono tre in particolare, sono zone di forte erosione, soprattutto segnalo quella importante che è quella al piede dell'argine in froldo di Ostiglia, che è una zona dove si è creato uno scavo al piede dell'argine di oltre 10 metri di profondità. Ecco, questa è la zona di monte, ma insomma andiamo avanti. Allora, il piano gestione sedimenti, che è quel documento che è stato prima ricordato dall'autorità di bacino, è per l'appunto un documento pianificatorio dell'autorità di bacino che individua tutti gli interventi diciamo ammissibili nell'ambito fluviale e in particolare ne individua uno di rimozione dei sedimenti che è per l'appunto quello spicchio fucsia. Già il piano gestione sedimenti individuava come strumento operativo il project financing, ovvero l'intervento da parte di un privato che a proprie spese avrebbe provveduto a rimuovere quel materiale, ovviamente poi commercializzandolo. Allora, questo è sostanzialmente il piano degli interventi, che è fatto di rimozione del materiale nello spicchio rosso, rialzo degli argini lungo le linee arancione, mediante l'utilizzo del materiale non commercializzabile derivante dallo scavo in quella zona. Ora, il project financing è uno strumento dal punto di vista normativo che sostanzialmente prevede, articolo 183 del codice, che un privato possa fare una proposta spontanea, comma 15 dell'articolo 183, al soggetto concedente, e in questo project è stato individuato il soggetto concedente nell'AIPO, in realtà c'è stato un dubbio anche normativo se dovesse essere AIPO o Regione Lombardia. Dal punto di vista normativo, dopo la modifica del titolo quinto, le competenze fluviali sono passate alle regioni, le competenze generali in materia di acqua. Essendo AIPO un'agenzia interregionale, AIPO è stata delegata di fatto dalla regione Lombardia a concedere questa concessione di escavazione. Normalmente le regioni concedono le escavazioni in alveo a fronte del pagamento di un canone di concessione che per la regione Lombardia valeva 4,45 euro a metro cubo. Sostanzialmente l'iniziativa è consistita nel proporre di scavare quel materiale, chiedendo di fatto alla regione Lombardia, ovvero AIPO, di non versare quel canone, ma di realizzare opere pubbliche in qualche maniera equivalenti. Vedremo poi che addirittura le opere che sono state realizzate sono più che equivalenti, cioè la finanza pubblica in qualche maniera da questa iniziativa ci guadagna, cioè anziché incassare 4,45 euro a metro cubo, incassa lavori, incassa interventi di pubblica utilità, di pubblico interesse, direbbe la norma, di valore superiore a 4,45 euro a metro cubo. Grosso modo i numeri dell'iniziativa sono questi. Si parla di lavori per circa 27,9 milioni di euro valorizzati con il prezziario AIPO e Regione Lombardia, più il costo della proposta, della presentazione della proposta, che è un progetto preliminare, ora progetto di fattibilità tecnico-economica. Quindi il proponente ha fatto una proposta mediante la redazione di un progetto preliminare,
oneri della sicurezza, oneri vari, accessori, direzione lavori, eccetera, tutti oneri che il concessionario paga ad AIPO affinché AIPO possa svolgere la funzione di stazione appaltante, la somma di quella iniziativa dà un valore complessivo che poi, considerati anche gli oneri di gestione, porta l'intero ammontare a 53 milioni di euro. Grosso modo le cifre principali che ricorrono sono queste: 18 milioni e 8 di scavi e movimentazioni materie, stiamo parlando di 5 milioni e mezzo di metri cubi di scavo in tutta quell'area, dove però c'è una parte di materiale che è commercializzabile, una parte invece che non è commercializzabile, quindi rappresenta semplicemente un costo. Per di più la parte commercializzabile è più profonda, quindi il concessionario deve rimuovere la parte non commercializzabile, anche la parte vegetale, rimuovere la parte commercializzabile, 5 milioni e mezzo di metri cubi in banco, dopodiché sistemare l'area secondo i criteri di progetto che abbiamo individuato. Quindi quell'operazione di scavo e trasporto del materiale verso il cantiere di lavorazione costa complessivamente 18 milioni e 8. Poi si porta dietro 1 milione di euro circa di costi di opere a verde. Quell'area è un SIC, è una ZPS, per di più habitat prioritario, che richiede addirittura una procedura europea per poter essere autorizzato e quindi richiede delle compensazioni in termini di aree boscate. Si sta parlando di nuovi 15 ettari di boschi che vengono creati in ambito fluviale in sostituzione di quelli che vengono rimossi perché sono nati proprio sopra l'area da rimuovere, e 8 milioni di euro di costruzione di argini, di sovralzi arginali, per un totale di costi complessivi di lavori di quasi 30 milioni di euro. Quindi diciamo il pubblico si porta a casa 30 milioni di opere. Qualcuno potrebbe dire sì, però i 18 milioni e 8 non sono un'opera, sono una rimozione di materiale d'alveo. In realtà non è così, perché il piano gestione sedimenti è un piano di pianificazione di interventi di pubblica utilità, e quindi il fatto stesso che un concessionario privato si candidi a realizzare un'opera che è prevista nel piano gestione sedimenti è esso stesso un intervento di pubblica utilità. Mi ricordo che quando ne parlai con l'ingegner Merli, che allora era l'autorità di bacino, e gli dicevo, ma ingegnere, però noi dobbiamo individuare anche delle opere di pubblica utilità oltre alla rimozione del materiale, e lei mi ha subito bloccato dicendo, no, ma ingegnere, la rimozione di quel materiale è di pubblica utilità, perché il piano gestione sedimenti ha individuato che quella zona va abbassata affinché il campo di moto, e poi vedremo gli studi idrodinamici, cambi in favore di sicurezza dell'argine infroldo di Ostiglia. Poi rimosso il materiale, quei 18 milioni e 8 di costo di lavori, ovviamente richiede poi che quei 5 milioni e mezzo di materiale venga trasportato in un cantiere di lavorazione. Il trasporto e la lavorazione del materiale, che deve essere vagliato, costa altri 14 milioni e 6. Poi ci sono altri 6 milioni di oneri gestionali, insomma complessivamente, compresi poi gli altri oneri del quadro economico, direzione lavori, progettazioni, indagini, eccetera, fa i 53 milioni che abbiamo detto. Ma la cosa interessante, in realtà forse la cosa più interessante che vorrei far passare oggi, è l'incidenza a metro cubo di queste poche voci, per capire come fa a stare in piedi un progetto di questo tipo. Allora, i lavori sono 27,9 milioni di euro, che diviso 5 milioni e mezzo di metri cubi fa un costo di 5 euro a metro cubo. Quindi quei 5 milioni e mezzo di materiale che andremo a scavare come concessionario complessivamente costa, tra lo scavo in quanto tale e le opere pubbliche, in particolare i sovrazzi arginali che vengono realizzati, costa 5 euro a metro cubo. Il costo invece di trasporto con la draga del materiale da quella zona al cantiere, che per fortuna non è molto lontano perché il concessionario ha comprato un vecchio cantiere in disuso di lavorazione della sabbia a soli 7 km dal cantiere, ebbene il trasporto con la draga e poi la lavorazione incide per altri 3,8 euro a metro cubo. Quindi 5 euro a metro cubo è il costo complessivo delle opere, chiamiamole così, opere, inteso come scavo che è di pubblica utilità e rialzo arginale che è di pubblica utilità, quindi sono opere in favore della pubblica amministrazione,
3,84 euro sono invece i costi gestionali che in qualche maniera sostiene il concessionario per conto suo per vendere la sabbia in questo caso. Dopodiché ci sono altri oneri del quadro economico, dicevo, le progettazioni, la direzione dei lavori, eccetera, eccetera, che incidono per ARI 0,7. E alla fine l'operazione nel suo complesso costa 9,55 euro a metro cubo. Faccio notare il primo numero, cioè i 5 euro a metro cubo di opere che riceve la pubblica amministrazione, sono ben superiori ai 4,45 euro a metro cubo, che è il canone che avrebbe incassato la Regione se avesse semplicemente concesso una normale concessione di cava. Se avesse concesso di scavare normalmente avrebbe incassato 4,45 euro. In questo modo si porta a casa 5,03 euro di opere, oltre a annullamento del rischio amministrativo per fare 27 milioni di euro, che rischi c'erano in capo alla pubblica amministrazione? Invece no, se li prende tutti il concessionario. Anzi, è una condizione del codice, quella che in un project i rischi, noi abbiamo fatto vedere ad AIPO la matrice di allocazione dei rischi, i rischi fossero praticamente quasi tutti in capo al concessionario. Bene, come sono fatti i 18 milioni di euro di costi che dicevo prima? Fondamentalmente sono questi: c'è uno scavo dello strato di spessore circa 3 metri che sta sopra la sabbia commercializzabile, c'è lo stoccaggio del materiale scavato, c'è la ricollocazione del materiale scavato ma non commercializzabile alla fine dell'escavazione. Tutto quello che invece è l'onere di scavo del materiale commercializzabile, quello no, quello non viene considerato in questi 18 milioni perché fa parte degli oneri di un cavatore, quello di prendere il materiale buono. I 18 milioni invece tengono conto dell'onere per scavare quello che non è buono, quello che sta sopra. Infatti, ecco, vedete che non sono compresi in questi 18 milioni lo scavo della sabbia, il trasporto della sabbia e la lavorazione della sabbia, quelli che abbiamo chiamato oneri a carico del concessionario. In definitiva, poche slide ancora, ma questa secondo me è importantissima: quando è che un project è ammissibile? Quando è che il concedente, chiunque esso sia, la Regione, AIPO o un qualsiasi ente titolato a rilasciare concessioni, può definire una proposta spontanea che gli arriva di pubblico interesse? Quando risponde ad alcune necessità della pubblica amministrazione. In questo caso, questo project consente alla pubblica amministrazione di ottenere questi risultati di pubblico interesse: la realizzazione dello scavo dell'isola di Cirene, che è previsto dal piano di gestione dei sedimenti e che, se fosse stato realizzato dalla pubblica amministrazione, avrebbe avuto un costo; il miglioramento delle condizioni di deflusso, perché poi abbiamo ovviamente dimostrato con modelli matematici 2D che lo scavo di quel meandro modifica in maniera positiva l'idrodinamica del meandro di Ostiglia, in particolare in favore dell'argine infroido di Ostiglia; ottiene la pubblica amministrazione AIPO il rialzo arginale compatibile con la piena duecentennale. Oggi tutto quel tratto, 13 km di argine, hanno franco quasi zero. Anzi, come criterio abbiamo adottato quello di selezionare in quella zona le parti arginali che fossero più critiche, quelle che avessero un franco inferiore ai 30 cm. Il catasto argini dell'AIPO individuava quelle zone, poi noi abbiamo fatto un rilievo per confermarlo, e i rialzi arginali per 13 km sono stati fatti in corrispondenza delle zone a maggiore carenza di franco. Infine, ed è l'ultimo elemento, la riga rossa, dunque questo project nasce in realtà nel 2013, quando avevamo proposto all'autorità di bacino, insieme ad AIPO, di riscavare la foce del Secchia, che entra in Po praticamente in controcorrente tra Quistello e Quingentole, con problemi locali piuttosto importanti. Per di più, di fronte è stato creato un pennello, il cosiddetto pennello di Sacchetta, molto alto, che ha generato l'occlusione di una vecchia lanca, la cosiddetta lanca di Rodi, dentro la quale sono sedimentati un altro 1,5 milioni di metri cubi di sabbia, tra l'altro particolarmente buona. Avevamo proposto di andare a modificare la foce del Secchia finanziando l'intervento scavando la sabbia dentro la lanca di Rodi, ma l'autorità di bacino ci ha risposto: no, siccome non è
compatibile col piano di gestione dei sedimenti, perché il piano di gestione dei sedimenti prevede per la Lanca di Rodi solo il monitoraggio per verificare se un domani possa riaprirsi da sola. No, voi non potete fare questa proposta. Allora ci siamo candidati nell'ambito di questo project di introdurre noi il monitoraggio per vedere se la Lanca di Rodi, per eventi di piena importanti, abbia un'evoluzione in favore di scavo oppure in favore ancora di deposito. E quindi ecco, il terzo elemento è questo. Quindi l'autorità di bacino, l'AIPO, ottiene grazie a questa concessione anche un'attività di monitoraggio che faremo periodicamente dopo ogni evento di piena e comunque ogni 3 mesi, con sezioni batimetriche, con indagini anche di natura vegetazionale, per vedere se quella lanca negli anni si sta riempendo o si sta in qualche maniera un po' svuotando. Questi sono gli elementi di pubblico interesse. Alla fine della procedura, che appunto ha previsto la presentazione di un progetto preliminare di escavazione con rialzi arginali, quello che abbiamo detto, un piano economico finanziario, dove è stato dimostrato che comunque l'operazione deve stare in piedi, perché se da un lato la pubblica amministrazione ci deve guadagnare, tra virgolette, con il pubblico interesse, però se l'operazione sta in piedi si fa, se non ha redditività non si fa. Allora è stato redatto un piano economico finanziario piuttosto articolato, devo dire, è stata presentata la cosiddetta schema di convenzione, insomma i documenti previsti dal codice, quella proposta è stata presentata tra il 2015 e il 2016, dopo una serie di valutazioni da parte di AIPO, che ha valutato innanzitutto il pubblico interesse, nominando quindi il promotore, inserendo l'intervento nella propria pianificazione. Gli enti per realizzare le opere devono prima inserirle nel proprio piano operativo triennale o quadriennale, eccetera. Quindi, essendo quella una proposta che era spontanea e non prevedeva di essere realizzata nell'ambito della pianificazione vigente, AIPO, verificato il pubblico interesse, ha inserito la proposta nella propria pianificazione. Dopodiché si è passati all'approvazione del progetto preliminare, che è una fase successiva, che non è più in discussione in quel momento il pubblico interesse, è in discussione l'elemento tecnico del progetto, se va bene, se non va bene, se l'argine è balzato di più, balzato di meno, se gli argini devono avere la banca, se non averla, eccetera. C'è stata una fase interlocutoria di discussione sul progetto preliminare, è stato approvato il progetto preliminare e a quel punto è stata indetta la gara di concessione. È stato nominato il promotore che allora era una società che si chiama Cavi di Quingentole, che ha comprato un impianto di trattamento sabbia proprio lì a Quingentole, di proprietà a sua volta di Granulati Donnini, che è la holding che possiede anche questa società. Cavi di Quingentole è stata nominata promotore, è stata fatta la gara con in capo al promotore il diritto di prelazione. Cioè, se ci fosse stato un altro concorrente che avesse presentato una proposta più interessante o più favorevole per la pubblica amministrazione, il promotore aveva il diritto di prelazione su quella proposta. Di fatto la gara l'ha vinta l'accordata Granulati Donnini, nella cui ATI è entrato Cavi di Quingentole, che portava in dote la prelazione, e Technital, che allora era solo progettista, che invece poi è entrata nella compagine per portare in sede di gara i requisiti del progettista. Perché il concessionario deve essere anche progettista, perché deve progettare il progetto definitivo e poi anche l'esecutivo, sempre previsto dal codice. Bene, allora questa è la compagine che attualmente è titolare della potenziale concessione. Prima Angelo Pellegrini giustamente diceva potenziale e non ancora concessione, perché la norma prevede che quando è individuato il potenziale concessionario, questo si accolla a un altro rischio, sempre di natura amministrativa, quello di redigere il progetto definitivo, di redigere lo studio di impatto ambientale e quindi di accollarsi tutti gli oneri che vanno dietro a una procedura di valutazione di impatto ambientale, rischiando anche che il progetto possa essere bocciato. Siamo sostanzialmente in questa fase. Quando il progetto, ci si augura, verrà approvato dopo la conferenza dei servizi integrata che approverà il giudizio di compatibilità ambientale e il progetto definitivo, allora ci sarà il contratto di concessione. Verosimilmente, insomma, penso i primi mesi dell'anno prossimo, speriamo. Bene, 2 cose sull'intervento, ma proprio 2, perché non voglio dilungarmi troppo, ma solo per far vedere l'effetto che avrebbe questo intervento.
Allora, perché è interessante per la pubblica amministrazione questo tipo di intervento? Beh, la cosa principale è quella della modifica dell'idrodinamica di quel meandro. Però, adesso di quello parleremo brevemente, questo intervento si porta dietro i rialzi arginali. Tutte le zone rosse che vediamo lungo il Po in destra idraulica sono tutte zone dove gli argini non hanno il franco minimo di un metro sulla piena duecentennale. Gran parte di quegli argini con questo intervento vengono rialzati con rialzi che vanno dagli 80 a un metro e mezzo di altezza, ricostruzione della strada di sommità con un pacchetto stradale anche piuttosto importante, con adeguamento delle scarpate arginali, con creazione della banca arginale, perché attualmente gli argini sono in questa situazione, cioè il livello di piena praticamente azzera il franco. Allora, quello che alla fine si vedrà è che il Po cambierà da sinistra a destra in questo modo, cioè viene sensibilmente allargato, e quello che si ottiene è una variazione del campo di moto tra sinistra e destra che si vede in questa figura. Cioè, quello che avviene, abbastanza interessante vedere per la cosiddetta portata morfologica, che è quella che ha circa tempo di ritorno un anno, quindi quella che si verifica frequentemente, come il campo di moto da sinistra a destra cambi radicalmente, in particolare le velocità si riducano, e si riducano soprattutto in destra idraulica, dove adesso invece l'argine in froldo, cosiddetto di revere, è in erosione, ma si riducono anche le velocità sotto l'argine in froldo di Ostiglia, che è sensibilmente in erosione. Adesso non entro nel dettaglio di tutte le simulazioni che abbiamo fatto, vorrei solo far notare che questo, che è il piano gestione sedimenti, prevedeva anche la realizzazione, proprio ai fini di spostare la corrente in sinistra idraulica, questo pennello. Abbiamo fatto una serie di verifiche anche nell'ambito del progetto definitivo per vedere se quel pennello fosse stato in grado di portare la corrente ancora più in sinistra, ma di fatto non è così. Il campo di moto cambia in maniera significativa e quel pennello sostanzialmente è di una zona a pochissima idrodinamicità. E quindi abbiamo ritenuto di non proporre la realizzazione di quel pennello. Quello che si vede è, in termini anche proprio di distribuzione delle velocità, che quello che prima era una concentrazione di velocità molto alta in destra idraulica sotto l'argine in destra di revere, che è in erosione, una riduzione sensibile delle velocità in quella zona, così come in tutto il meandro di Ostiglia, che invece appunto esso stesso è in erosione. Ovviamente analisi ne abbiamo fatte di tanti tipi, di velocità, ma anche di tensioni tangenziali, per verificare questi effetti. Quello che si vede abbastanza bene è come l'asse della corrente si sposta in sinistra, la differenza tra i due, stato di fatto, stato di progetto, evidenzia abbastanza bene questo fatto, e il delta L dell'asse, del punto dove si sposta di più a sinistra, è di 160 metri, semplicemente, ecco, rimuovendo quello spicchio di terreno, di quei 5 milioni e mezzo di materiale. AIPO aveva già, il magistrato Le Acque, AIPO successivamente, aveva già intenzione, prima ancora che l'autorità di bacino pianificasse nel piano di gestione dei sedimenti quella rimozione, aveva già in mente quella rimozione, perché lungo il bordo interno di quello spicchio c'è un cassero in materiale lapideo che per noi sarà proprio il bordo di escavazione. In questi giorni è stato anche riportato alla luce per verificarne la presenza. Quello che si vede, insomma, è abbastanza bene, è che la zona che attualmente è una zona sostanzialmente in secca, domani avrà delle velocità comunque significative, e che sono quelle rosse e gialle, viceversa tutta la zona blu è la zona dove le velocità si riducono, hanno differenze negative, e quindi è tutta una zona dove si riesce a ridurre la velocità, che invece adesso genera escavazione proprio sotto l'argine di revere. Vabbè, adesso qui è inutile entrare troppo nel dettaglio, mi avvio alla fine. Noi avevamo già fatto tutte queste analisi nella proposta originaria del progetto preliminare, perché dovevamo dimostrare la pubblica utilità,
che consiste esattamente in questa variazione del campo di moto. Avevamo allora delle batimetrie che erano quelle del 2005, abbiamo fatto le batimetrie aggiornate recentemente, questa è la batimetria aggiornata sulla quale abbiamo fatto un modello 2D aggiornato che sostanzialmente conferma, ecco, vedete che le batimetrie grosso modo sono le stesse, quella del 2004, quella del 2021, e la variazione del campo di moto è sostanzialmente quella che avevamo già individuato in sede di proposta di preliminare e con la modifica dell'asse. L'intervento durerà 12 anni, siamo nella fase dell'anno 1 adesso perché abbiamo appena finito la progettazione definitiva che consegneremo fra 10 giorni, partirà subito dopo la conferenza dei servizi con la valutazione di impatto ambientale e ci si augura, insomma, nell'arco di un anno di riuscire a partire con i lavori. Mi fermo qua. Adesso è previsto l'ultimo penultimo intervento di Guerra che è collegato, dovrebbe essere collegato, è collegato, bene, a cui lascio subito la parola e poi arriviamo alle conclusioni del dottor Bortone. Grazie. Adesso vediamo se si collega. Eccolo. Sentite? Sì, forte e chiaro. Ah, ok, meno male. Ecco. Buonasera a tutti. Allora, condivido subito la presentazione, se la trovo. Allora, andiamo subito. Abbiate pazienza un attimo. Allora, condividiamo lo schermo. Mi dice che mi dovete abilitare la condivisione. Provo ora? Sì. Allora. Funziona. Ecco, vedete? Ecco, la vedete bene? Sì, sì, si vede bene. Ok, allora, buonasera a tutti, sono Maurizio Guerra di Ispra e mi occupo di bonifiche, ma è un caso di omonimia nel senso che mi occupo di bonifica di siti contaminati, quindi diciamo il nome è lo stesso, ma l'ambito è leggermente diverso con dei punti di contatto rispetto a quello che la collega poi, soprattutto a Giulia Parmigiani, ha presentato. E oggi vi voglio così rappresentare molto velocemente che cosa bolle in pentola nel Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente riguardo diciamo, la gestione dei sedimenti dei corpi idrici interni. E nel precedente piano triennale 2018-2020 era stato appunto costituito un gruppo di lavoro le cui origini fondamentalmente erano legate al mondo della bonifica e avevano l'obiettivo di chiarire come di fornire uno strumento operativo per affrontare il tema specifico della caratterizzazione, del monitoraggio e della gestione dei sedimenti, dei corpi idrici in relazione appunto alla disciplina delle bonifiche. Sostanzialmente quando siamo in un sito contaminato che cosa succede? Quali sono le procedure, i criteri da adottare appunto per verificare che effettivamente il sedimento sia contaminato o meno e eventualmente quali sono i valori o lo stato diciamo qualitativo del sedimento al di sopra del quale bisogna intervenire. Questo diciamo lavoro era stato fortemente sollecitato dal Ministero dell'Ambiente che già nel 2017 aveva organizzato, aveva allestito un tavolo tecnico che a dir la verità poi si è come dire, congelato e non è stato formalmente chiuso, però di fatto le attività sono ferme da diversi anni ormai. E, qual è il problema? Il problema è che i sedimenti fondamentalmente hanno un po' una natura ambigua, se vogliamo proprio una natura
anfibia, potremmo dire, perché da un lato l'articolo 74 del testo unico ambientale, quindi il decreto legislativo 152 del 2006, definisce sedimenti come una matrice del comparto dell'ambiente acquatico e fondamentalmente quindi costituiscono una componente del corpo idrico e quindi come tali sono tutelati dal punto di vista qualitativo dalla parte terza del testo unico. D'altra parte invece in altre circostanze i sedimenti costituiscono magari del materiale pedogenizzato che hanno un ruolo marginale o molto occasionale rispetto alla dinamica fluviale, oppure afferiscono a, adesso li chiamiamo elementi di acqua superficiali, ritenuti non significativi e quindi estranei alla tutela della parte terza. Cioè fondamentalmente in questo caso i sedimenti sono assimilabili ai suoli e quindi diciamo loro sono compresi fondamentalmente la loro gestione, la loro valutazione qualitativa nel titolo quinto, parte quarta del testo unico ambientale. Fondamentalmente quindi, tornando indietro, i sedimenti di cui ha parlato la collega Giulia Parmegiani sono stati assimilati appunto ai suoli, tant'è che il riferimento si faceva alle CSC, nel caso specifico di colonna A. Che cosa si intende nella parte terza per corpo idrico? Beh, sicuramente corpi idrici significativi, cioè quelli che hanno delle caratteristiche dimensionali specificate in allegato 3, per esempio che hanno, sottendono a un bacino maggiore di 10 km quadrati. Però diciamo, possono essere considerati come corpi idrici soggetti alla parte terza anche quelli che hanno un particolare pregio naturalistico, paesaggistico, o hanno particolari utilizzazioni o comunque un interesse ambientale rilevante. E poi ci sono anche quei corpi idrici che per un carico inquinanti da esso convogliato possono avere un'influenza negativa rilevante sui corpi idrici significativi. Quindi se io c'ho un fosso fesso, no, che dal punto di vista idraulico non meriterebbe di avere un carattere di rilevanza e quindi essere tutelato dalla parte terza, in realtà poi diventa un corpo idrico, chiamiamolo significativo, o comunque oggetto di monitoraggio, proprio perché potrebbe avere un'influenza negativa, un impatto significativo, magari con il corpo idrico diciamo in cui sfocia immediatamente magari qualche chilometro più a valle. E il problema principale quindi consiste nel definire il confine fra questi due domini. Adesso nelle slide successive, dove vedete la fogliolina, significa che stiamo parlando dei sedimenti nella prospettiva appunto che essi sono assimilati ai terreni, mentre dove vedete la gocciolina azzurra, invece il sedimento è visto come componente del corpo idrico, quindi in qualche modo afferisce appunto alla parte terza. L'albero decisionale fondamentalmente e banalmente si basa appunto sulle caratteristiche del corpo idrico o dell'elemento di acque superficiali, come è il termine estremamente più generico. Con elemento di acque superficiali intendo l'insieme di tutti gli elementi che vanno dalla pozzanghera al Lago Maggiore, tanto per capirci, oppure dal fosso fesso al Rio delle Amazzoni, no? Quindi evidentemente un ampio range. Però la prima cosa è capire se il sedimento, il materiale di cui stiamo parlando, afferisce a un elemento di acqua superficiale che è riconosciuto già dalle regioni come corpo idrico soggetto al monitoraggio e alla tutela della parte terza. Qualora in questa diapositiva, guardate, le frecce rosse rappresentano l'esito, la risposta negativa, le frecce e i percorsi verdi invece la risposta è positiva. Quindi nel caso l'elemento di acque superficiali non è stato già riconosciuto come corpo idrico significativo, la seconda domanda è effettivamente ci sono gli estremi affinché questo corpo idrico possa, questo elemento di acqua superficiale possa essere riconosciuto come corpo idrico significativo? Nel caso la risposta sia negativa, cioè stiamo parlando di un fosso fesso che non ha nessuna caratteristica particolare di pregio, i sedimenti che afferiscono a questo elemento di acqua superficiale possono essere considerati paragonati, associati insomma al suolo.
E viceversa, nel caso i sedimenti afferiscano a un corpo idrico soggetto al monitoraggio e alla tutela della parte terza, la seconda domanda è dove sta questo sedimento, cioè perché deve essere compreso nelle aree di pertinenza all'interno dell'alveo oppure all'interno nella fascia di pertinenza del corpo idrico stesso. E in questo caso allora il sedimento avrà una valenza di componente a tutti gli effetti del corpo idrico. E quando parliamo dei sedimenti che sono assimilati ai terreni, la loro gestione fondamentalmente è la medesima appunto dei terreni delle terre rocce da scavo. Quindi non mi dilungo perché fondamentalmente l'avete già visto in precedenza ben esposto dalla collega che mi ha preceduto, sostanzialmente appunto le vie di uscita di gestione sono le stesse che già la collega aveva indicato, sono le stesse dei terreni, fatto salvo la gestione secondo il comma 3 dell'articolo 185, che invece è proprio tipica in qualche modo dei sedimenti quando sono movimentati in alveo. C'è poi qui un'altra uscita, un'altra possibilità per le aree minerarie dismesse dei SIL, ma che non interessa, non vi interessa, non credo perlomeno che interessi il vostro ambito, è comunque un carattere direi abbastanza marginale. Anche qui andiamo abbastanza veloce perché fondamentalmente le cose sono già state dette. Che il fatto che i materiali, i sedimenti presenti per esempio nei vostri canali possano essere gestiti come sottoprodotto è stato un fatto che appena uscito il 120 non era così scontato. Poi in realtà attraverso degli approfondimenti che è stato fatto da un gruppo di lavoro proprio SNPA che si è entrato in terre rocce da scavo, sono stati trovati gli elementi anche normativi in base ai quali appunto assolutamente anche i sedimenti possono essere gestiti all'interno, come sottoprodotti all'interno, quindi nelle previsioni dell'articolo del DPR 120. Intanto qui un primo suggerimento, se vogliamo, un piccolo clip pubblicitario, se vogliamo. E nel 2019 l'SNPA ha pubblicato le linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, che appunto includeva anche la gestione dei sedimenti riconosciuti come terreni, e addirittura era stata anche proposta uno schema di campionamento per la caratterizzazione dei sedimenti stessi. Quindi può essere un riferimento per chi è interessato a dare un'occhiata sulle lucubrazioni che sono state fatte dall'SNPA. Chiaramente lo schema è specificato anche nelle linee guida, è molto flessibile. Perché? Perché fondamentalmente ogni elemento di acqua superficiale, chiamiamolo così, ha delle peculiarità proprie e quindi è chiaro che è uno schema meramente di riferimento. Per quanto riguarda anche il secondo punto, quindi scavo di utilizzo in sito ai sensi della lettera C, 1, articolo 185, che le caratteristiche deve avere questo materiale per essere appunto sottratto dal campo di applicazione dei rifiuti è che non deve essere contaminato e quindi conforme alle CSC ed utilizzato allo stato naturale. Qui c'è un elemento interessante che in qualche modo può essere di interesse anche appunto per le attività del consorzio, è un pochino la definizione di sito, perché, che lo dico subito, in realtà non è che risolve i problemi principali che appunto ha palesato il consorzio, però cominciare a ragionare su alcuni aspetti. La definizione di sito nella linea guida appunto SNPA su terre e rocce da scavo è stata posta come l'area cantierata caratterizzata da contiguità territoriale la cui gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità. E sono stati fatti anche degli schemi di per meglio chiarire cosa vogliamo dire. È chiaro che questi concetti riguardano soprattutto i temi dei siti contaminati, però in qualche modo, a mio avviso, riguardano anche la vostra operatività. Poi vediamo come e perché.
E c'era appunto poi la movimentazione in alveo, ai sensi dell'articolo 175,3, se non pericolosi e fatti salvi gli obblighi derivanti da normative comunitarie specifiche. E poi c'è la gestione, quando siamo all'interno di un sito di bonifica, le attività di scavo sono condotte senza creare pregiudizio agli interventi, alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ai sensi del titolo quinto. La gestione dei sedimenti dei siti di bonifica, o meglio, la gestione dei sedimenti equiparati ai terreni, ai siti di bonifica, è rappresentata e riportata agli articoli 25 e 26 del DPR 120. Una cosa che volevo poi mettere in evidenza, che spero dopo di avere un'occasione un pochino di confrontarci insieme, è questo: nel momento stesso in cui un sedimento è trattato come terreno, fondamentalmente, quindi gli imponiamo un rispetto, un limite di rispetto dei CSC, a mio avviso dovrebbe essere soggetto al procedimento di bonifica, inteso come iniziare l'iter del titolo quinto parte quarta, cioè dovrebbe esserci l'obbligo di notifica, perlomeno ai sensi dell'articolo 205, perché in realtà noi stiamo trattando questo materiale esattamente come è un terreno. L'aspetto, diciamo, che lo differenzia da un terreno sarebbe solo visto nell'ambito del 185,3. Per tutto il resto, quando valgono le CSC, il sedimento va considerato terreno a tutti gli effetti, nei limiti che ho detto prima, anche nella differenziazione di sedimento terrestre, tra virgolette, e invece sedimento come componente del corpo idrico superficiale. E cosa succede invece quando, qui c'è la gocciolina, quindi quando il sedimento è riconosciuto una componente di un corpo idrico significativo e quindi soggetto alla tutela della parte terza, al monitoraggio e tutela della parte terza? In questo caso non valgono più i riferimenti delle CSC, perché la stella polare, no, che in qualche modo deve garantire l'idonea qualità ambientale del sedimento, deve essere il raggiungimento o il mantenimento del buono stato del corpo idrico stesso. Qui il problema diventa abbastanza significativo, perché nella parte terza del testo unico i riferimenti qualitativi dei sedimenti sono limitati solamente ai contesti delle acque costiere e di transizione, e peraltro sono anche limitati a pochi parametri. Diciamo che anche quando un sedimento, quindi qua c'è un problema proprio di effettivamente capire quando un sedimento è compatibile, no, con il buono stato del corpo idrico in cui si trova. In generale, la gestione extra alveo di un sedimento che afferisce a un corpo idrico può essere sempre condotta ai sensi del DPR 120, perché comunque è chiaro, se io tolgo un materiale dal fiume, al di là delle valutazioni quantitative su cui io non entro e non mi esprimo, dal punto di vista della qualità è chiaro che io non vado a, se fatto, diciamo, nei termini giusti, non vado ad aumentare il carico inquinante nel corpo idrico, perché sto togliendo del materiale. Fermo restando una serie di considerazioni sempre di carattere ambientale e metodologico di intervento, proprio perché in linea di principio la gestione in alveo è importante, questo non deve compromettere il raggiungimento e il mantenimento del buono stato del corpo idrico. E l'altra domanda a cui il gruppo di lavoro era stato fondamentalmente chiamato a rispondere era: quando un sedimento inteso come componente del corpo idrico deve intendersi contaminato? Cioè, in questo contesto non valgono le CSC o le CSR, tant'è che nel titolo quinto della parte quarta del 152 il termine sedimento non viene mai pronunciato, fatto salvo più di recente l'introduzione dell'articolo, non me lo ricordo francamente, riguarda i siti di interesse nazionali, che però lo richiama indirettamente, ma fondamentalmente non lo individua, non è individuato
nel titolo quinto, il sedimento come una matrice di interesse. E allora è chiaro che una prima considerazione del nostro sedimento, tra virgolette, acquatico è che se la colonna d'acqua e il biota mostrano un buono stato chimico, il sedimento non può considerarsi contaminato perché effettivamente è garantito l'obiettivo finale, che è proprio quello, no, del buono stato. E viceversa, se dati di monitoraggio disponibili, e se non sono disponibili bisogna acquisirli, e identificano la mancanza del raggiungimento del mantenimento del buono stato del corpo idrico, in quel caso il primo passo è sviluppare proprio a scala di bacino una valutazione, e quindi sviluppare un modello concettuale che ci consenta di capire se la mancanza, il mancato raggiungimento degli obiettivi, quindi del buono stato, è attribuibile ad altre cause, che possono essere per esempio, non so, gli scarichi o altre questioni, oppure sedimenti. In quel caso, nel caso quindi la mancanza di raggiungimento del buono stato si possa imputare, o si pensa che sia imputabile ai sedimenti, tocca appunto capire quali possono essere i termini di intervento su questi sedimenti. E a questo scopo il gruppo di lavoro SNPA stava orientando verso una caratterizzazione integrata chimica ed ecotossicologica. Questa procedura è già stata testata in Sardegna, c'è una pubblicazione del 2019 che appunto anticipa un pochino le linee, grosso modo, su cui si intende sviluppare questo metodo di valutazione. E che appunto vede questo approccio integrato chimico ed ecotossicologico, e che a sua volta appunto prevede la possibilità di individuare diversi stati qualitativi del sedimento, in base al quale poi individuare delle azioni da intraprendere, quindi dal primo alla prima classe, quando il sedimento fondamentalmente ha una risposta ecotossicologica tranquilla, per così dire, quindi non ci sono problemi, fino alla classe 5, in cui effettivamente l'impatto a livello ecotossicologico è piuttosto grave, per cui si può pensare di prendere in considerazione degli interventi di rimozione proprio finalizzati alla messa in sicurezza e risanamento ambientale del corpo idrico, quel tratto di corpo idrico. E balzo subito alle conclusioni, perché allo stato attuale, questo gruppo di lavoro ha una bozza che però non siamo riusciti a concretizzare nel triennio previsto, per cui è un gruppo di lavoro congelato, e speriamo che questi temi possano essere riprogrammati nel prossimo triennio. E sicuramente quanto fatto fino adesso necessita di un'ampia condivisione fra i mondi della parte terza e quelli del titolo quinto. I prodotti dell'SNPA seguono una trafila di condivisione abbastanza complessa, per cui al gruppo di lavoro fanno parte, adesso dico così proprio a livello esemplificativo, circa una decina di agenzie, e fanno il loro prodotto, il documento, dopodiché il documento generalmente circola anche fra le restanti agenzie, fra i referenti di quella materia, di quell'argomento. Proprio perché l'obiettivo deve essere quello di condividere al massimo, no, i prodotti fra tutte le agenzie. Nel caso specifico la condivisione deve anche riguardare proprio trasversalmente le competenze, perché nel gruppo originario che si era appunto formato, questo gruppo di cui sto parlando, erano tutti, tra virgolette, bonificaroli. Laddove invece l'inserimento all'interno del gruppo di esperti che si occupano di qualità delle acque, quindi del mondo della parte terza, sicuramente è stato un innesto molto, molto importante. E un altro aspetto che riguarda invece la proposta dell'approccio integrato chimico ed ecotossicologico potrebbe essere anche finalizzata alla creazione di un database, al popolamento di un database che associa dati chimici e quelli ecotossicologici.
Il fine potrebbe essere quello di consentire in un tempo comunque piuttosto lungo, quindi non nell'immediato certamente, la definizione degli standard di qualità per i sedimenti delle acque interne. In effetti quello che è successo nella parte terza è che quando sono stati definiti gli standard di qualità, anche se limitati a pochi parametri, era qualche metallo e mi sembra i PCB, questa cosa si è dovuta fare perché c'era a disposizione di un database abbastanza significativo relativo alle acque marino-costiere di transizione che aveva sviluppato, diciamo, l'ICRAM e viceversa non si aveva a disposizione appunto un dataset abbastanza ampio per tentare di individuare anche gli standard di qualità per i sedimenti dei corsi delle acque interne. Per cui questo è un obiettivo anche che, se questo gruppo di lavoro, diciamo, riuscirà a terminare nel programma triennale successivo e questo documento potrà essere approvato e quindi diventerà in qualche modo un documento di riferimento, e speriamo appunto che il frutto, un nipote, no, in futuro di questo lavoro qui possa essere appunto la definizione di nuovi standard per i sedimenti delle acque interne. Io avrei concluso qui, però mentre ascoltavo la collega Giulia Parmegiani mi sono così venuta qualche idea anche per affrontare in maniera, per aprire un po' la discussione. Non so se vogliamo farla adesso o volete farla dopo, diciamo, ditemi voi. Facciamo dopo così. Va bene, allora io ho concluso. A voi. Dottor Bottone, grazie, ti ringrazio molto della tua presenza. Aspettate che tolgo la condivisione. No, ma non ha presentazione, credo. Ah, ok, ma cerco di... che sono emerse oggi sul tema dei sedimenti. Il tema dei sedimenti, in qualche maniera, Guerra l'ha già evidenziato, paga lo scotto di essere un territorio di frontiera, un'area grigia, no? Perché ha fatto vedere, una parte si ritrova come riscontro nell'acqua, una parte sui suoli, abbiamo visto le ricadute sulla materia dei rifiuti. E devo dire che il problema c'è tutto, tant'è che non è un caso che non ci sia una direttiva sui suoli in Europa o che non ci sia un'indicazione sui sedimenti in Europa, perché evidentemente far convergere tutti gli interessi diventa complesso. Le conclusioni, perché è un esercizio complicato, perché mi pare che i temi siano due da affrontare. Uno, abbiamo bisogno di una pianificazione, una programmazione della gestione dei sedimenti. Questo è evidente e si deve essere presentato come strumento orientato alla sicurezza, ma anche sempre di più integrato con la qualità ambientale, quindi strumento e misura per la tutela dei corsi d'acqua e dei corpi idrici, compreso i canali di bonifica, per il ruolo che hanno i sedimenti, perché in quegli interventi che abbiamo visto sui sedimenti possono essere innestati tutti gli interventi di rinaturalizzazione. Un commento che non vuole essere conclusivo: interessantissimo lo strumento della finanza di progetto oppure degli interventi in compensazione, figuriamoci, io vengo dalla regione, per cui so bene come è importante integrare risorse, finanziamenti privati rispetto alle scarse risorse pubbliche, però richiamo ancora quel principio. Secondo me avremo meno difficoltà ad applicare questi strumenti se avremo alle spalle una pianificazione forte e solida della gestione dei sedimenti. E credo questo lo recupero anche per il tema degli espurghi e dei dragaggi e degli interventi sui canali di bonifica. Avere a monte uno strumento
di pianificazione che poi va a un programma esecutivo, aiuta evidentemente nel caso di scala più grande, quella della finanza di progetto per l'attuazione del programma di gestione di sedimenti, beh, una chiave di lettura chiara, trasparente, per cui evidentemente si ha la capacità di mettere sul piatto della bilancia l'interesse privato e l'interesse pubblico di sicurezza. E così sulla, se ci fosse un piano gestionale, un programma di intervento sulla parte, diciamo, di dragaggio, espurgo ed escavo dei canali di bonifica, aiuterebbe a trovare un contesto continuativo di visione complessiva del tema. E perché faccio questo passaggio? Perché per non andare a finire nel mondo dei rifiuti, la dico forse è una cosa banale, ma la prima cosa è dimostrare che uno non se ne vuole disfare di quella materia là, e quindi avere un quadro di riferimento a monte è evidentemente uno strumento importante, perché viva Dio, ci sono anche i principi per cui il legislatore ogni tanto fa le leggi e le norme. Questo è un principio chiaro, bisogna dimostrare che non c'è la volontà di disfarsi, perché non si vada a sconfinare nel mondo dei rifiuti. Ieri c'erano tutti i convegni sui dragaggi portuali, i temi sono più o meno simili, manca appunto un quadro di norma complessivo che inquadri la tematica della gestione dei sedimenti. Quindi, che dire, ma qua non è perché io sono adesso agenzia e quindi ente strumentale tecnico, c'è bisogno di uno sforzo di modifica e di intervento sulle norme che vadano verso la semplificazione, ma anche che creino un contesto ad hoc per la gestione dei sedimenti. Però che facciamo nel frattempo? Allora, io che sono un giovane ho gli slanci di ottimismo, no, scherzo naturalmente, oggi faccio 62 anni, per cui non me ne parlate, però effettivamente su una materia come questa, ma anche su altre, il confronto continuativo e la collaborazione e la messa in comune degli strumenti, della conoscenza e della conoscenza in generale aiutano molto a gestire delle problematiche così complesse, anche per allevare il compito della dottoressa Parmigiani, che ho visto che è angustiata dalle contraddizioni, a volte possono apparire tali, dell'applicazione della norma. E quindi cercare degli strumenti di condivisione. Alla Pellegrini dico, non è che le agenzie interpretano, succede anche questo, però evidentemente, ripeto ancora una volta, il quadro di riferimento è complesso. Devo dire che a volte anche le proposte progettuali che arrivano sui tavoli dell'agenzia, ecco, non sono così chiare da poter permettersi un approccio di coerenza come quella che giustamente va raggiunta. Però ancora una volta, se ci fosse la possibilità di trovare un momento anche extra procedimentale, proprio di metodo quotidiano di lavoro, credo che già parlare lo stesso linguaggio aiuterebbe parecchio. Sul tema nello specifico, quindi siamo sui canali di bonifica, noi alcune attività le stiamo portando avanti e credo che vadano portate a sistema. Stiamo lavorando con la Renana, dove sostanzialmente si è lavorato su un protocollo condiviso che arriva però alle stesse conclusioni che prima la dottoressa Parmigiani illustrava, e quindi è quell'elemento di difficoltà laddove, la dico breve, non si sta dentro alla tabella A, alla colonna A e alla colonna B, è lì che trovi il punto di difficoltà operativa e gestionale. Però perché è importante fare questo approccio? Perché intanto si stanno mettendo insieme tutte le informazioni di base. Quindi la nostra attività sulla carta dei suoli, per esempio, che facciamo col servizio geologico, e tutti i dati che via via vengono raccolti in quel database, viene sostanzialmente condiviso, arricchito anche delle analisi fatte dai consorzi. E quindi quello può essere sicuramente una base eccellente, perché ricordiamoci che il DPR 120 comunque ti consente di mettere i valori naturali di fondo.
che evidentemente non può essere la diossina o la, se non ho detto la diossina perché capita anche quella, ma il DDT o gli idrocarburi, poi sugli idrocarburi faccio un passaggio. Però indubbiamente per tutta quell'ampia gamma di parametri, sicuramente il fatto di poter contare su dei valori di riferimento e su un archivio storico anche delle caratteristiche dei materiali dragati può aiutare a agevolare le fasi di autorizzazione e di gestione. Allora, su questo sicuramente come agenzia noi siamo assolutamente disponibili a mettere in campo tutte le energie e le risorse. Cito un caso perché secondo me è un caso felice, ancora una volta di collaborazione, si stanno sfatando certi tabù, no? Perché non può esserci l'autorità ambientale da una parte e il gestore dall'altra. Allora, il caso di ERA, con ERA abbiamo affrontato come intervenire terra e rocce da scavo nel caso di interventi di pronta disponibilità, di sommurgenza, voi vi chiamate più sommurgenza. Voi sommurgenza, di là sono in pronta disponibilità, sul servizio idrico. Allora è evidente, perché il legislatore non può prevedere tutto, io mi devo mettere alla parte con la comprensione del legislatore, e quindi come si fa a garantire la caratterizzazione di un escavo, di un'operazione di escavo che avviene con urgenza perché si è rotto il tubo dell'acquedotto e non si può lasciare il cumulo in attesa di caratterizzazione, perché sennò il sindaco arriva là e non dico cosa ci fa a tutti, no? E quindi allora con loro stiamo lavorando per intanto alimentare una banca dati di informazioni dove noi contribuiremo sulla base delle nostre informazioni. Pensate, a noi arrivano circa adesso un migliaio di comunicazioni per terra e rocce da scavo, e quindi ci sono le caratterizzazioni. Quelle informazioni possono essere rese disponibili e distribuite sul territorio. Se pensiamo a un meccanismo di questo genere, quindi una banca dati condivisa che alimenta le caratterizzazioni, allora noi potremmo andare verso una programmazione più che sostenga le attività e i programmi di intervento. Voglio arrivare a dire che con un programma, con una caratterizzazione completa di un'area, potremmo arrivare ad avere un periodo di quanto? Triennale, sessennale, in cui evidentemente nell'ambito di un programma di dragaggio non c'è necessità di fare le caratterizzazioni tutte le volte che si va a fare la movimentazione. Questo credo che a bocce ferme, senza cambiare la normativa, questo sia assolutamente raggiungibile come risultato. Quello che non riusciamo a fare, ma non perché le ARPA siano cattive, ma perché quella è la norma, e quindi io spesso e volentieri dico, non è la sindrome del funzionario pubblico che ha il braccino corto rispetto alle responsabilità. Quello ce ne siamo presi, ma il problema è che poi si blocca l'intervento se non tiene da un punto di vista normativo. Allora, rispetto allo sforamento su idrocarburi e su DDT si riesce a far poco. Avevo promesso che dicevo qualcosa sugli idrocarburi. L'idrocarburi non è un abbaglio, una disattenzione del legislatore, è una volontà di tenere quel valore di idrocarburi compresi quelli naturali. Perché dico questo? Perché in questa regione, non so se vi ricordate, ma già da diversi anni noi per un altro settore gemello, quello dei fanghi di depurazione, avevamo anche forti del parere dell'Istituto Superiore di Sanità, ha detto che più che gli idrocarburi totali valevano dei marker di idrocarburi, il benzene piuttosto che altro. Bene, sapete che questo approccio non è stato sostanzialmente poi portato all'interno delle norme nazionali, quindi dobbiamo tenerci gli idrocarburi. Allora, che fare con questi materiali che devono essere trattati come rifiuti? La via sicuramente dell'end of waste è una delle strade. Questo forse ancora una volta comporta, al netto dei costi, perché qui parliamo di costi che potrebbero anche non essere sostenibili, ma capacità di mettere in piedi dei sistemi che sfruttino economia di scala e quindi reperire delle aree dove questo materiale vada incontro a dei percorsi anche naturali, e attraverso questi percorsi e questi trattamenti poi recuperare quelle caratteristiche per il loro reimpiego, per le finalità che prima abbiamo richiamato.
Questo può essere una strada, cioè da fare una valutazione attenta ovviamente della sostenibilità, dei costi e della attuale, perché non è facile evidentemente reperire aree che possano fungere per questi scopi, però indubbiamente cercare economie di scala che mettano insieme diverse realtà, diversi consorzi, diversi gestori, diversi operatori, questo sicuramente può essere, perché sarà un tema, sarà un tema. E non ci sono scorciatoie al momento. L'invito, noi su diversi fronti, ci viene più volte detto, ah ma l'ARPA mi ha rimandato indietro la caratterizzazione, però se si fa il 120 si deve fare per tutti quegli aspetti che vengono previsti dal 120, incluso i limiti di rilevabilità, per cui ecco, questo è anche l'invito. Uno, quello che dicevo prima, dobbiamo innestare questa possibilità di confronto continuativo e di recupero di rapporti fiduciali, perché altrimenti da questa partita qua, da questa scommessa non se ne esce fuori. E dall'altro, ecco, attenzione a quello che dice la norma, perché evidentemente, ripeto, non è la preoccupazione delle responsabilità che ricadono sul funzionario pubblico, è che si fermano i progetti. E poi siamo ancora nelle grane, forse peggio di prima. E direi che, non so se era questo che più o meno erano i passaggi, quindi su una chiave più generale, ben vengano le pianificazioni per la gestione dei sedimenti, sono il quadro di riferimento che ci aiutano in diverse politiche, spingiamo perché per la rinaturalizzazione, perché anche in questo mi sento di dire che la pianificazione di bacino deve decidere, anche in quel caso una coerenza, o si fa la bacinizzazione o si fa la gestione dei sedimenti nella descrizione che abbiamo visto descritta negli interventi dei colleghi. Per il resto abbiamo bisogno sicuramente di un quadro normativo che ci aiuti, però credetemi, un buon passaggio di semplificazione, di fattibilità, di attuazione è il confronto e recuperare questo rapporto fiduciale e mettere insieme le informazioni e rendere fruibili per tutti i soggetti, indipendentemente da autorità o soggetto gestore. Grazie Beppe. Se Maurizio Guerra aveva qualcos'altro... Io ce l'ho, prima che lo dica, attenzione all'approccio tossicologico, perché l'approccio tossicologico ha sicuramente un vantaggio. Può consentirti di ampliare la capacità di caratterizzazione del materiale, che sia materiale dragato, che sia fango di espurgo, di escavo, eccetera, però ha una grandissima variabilità e soprattutto vanno individuati quelli che sono le batterie di test ecotossicologiche che ben sono coerenti con le caratteristiche dell'ambiente in cui si va a operare. Sul fronte dragaggi portuali stiamo vivendo, insomma, delle situazioni di difficoltà in cui, a fronte di chimica pura, di chimica pulita, abbiamo delle risposte ecotossicologiche che un po' ci mettono fuori gioco diverse possibilità, tra cui l'immersione in mare. Allora al collega Guerra, benissimo, allarghiamo la caratterizzazione anche agli aspetti ecotossicologici, perché ci aiutano a superare alcuni aspetti, tipo la concentrazione di idrocarburi più alta e quindi giustificandola con presenze naturali, però attenzione, perché la variabilità dei test è ancora troppo pronunciata. E beh, in effetti, mi sentite? Sì, sì. Sì, beh, in effetti anche, no, incide per esempio altri parametri che non c'entrano niente col chimismo. E io tra l'altro sono un geologo, di queste cose ci capisco poco e niente, però in Istra, diciamo, abbiamo le diverse fazioni, no? Quindi quelli che spingono per i test ecotossicologici e quelli che, come lei, tra l'altro sono anche i nostri colleghi ex ICRAM, che quindi conoscono bene la storia, e che ci raccontano anche nei termini che ci stava dicendo lei, quindi il problema è ben noto, tant'è che appunto io ho parlato, no, di medio-lungo termine, perché ci vuole una casistica piuttosto ampia di tipologie, di scenari diversi, insomma, una cosa. Quello che invece volevo, sì, se riusciamo, perché io ho colto proprio della collega Parmigiani un po' quello che vivo molto spesso, è una frustrazione di voler fare delle cose, però alla fine entro in un loop, in un vicolo cieco, cioè non c'è proprio soluzione. E allora, se ricondivido un attimo lo schermo,
riusciamo, riprendiamo da questa, ecco se si vede, no? Cioè era proprio parlando, la vedete la condivisione? Sì, sì. Ok, sì. È proprio queste quattro parole buttate mentre parlavate, no? E la prima domanda che vorrei fare non vuole essere polemica né distruttiva, però è questa, cioè se voi, e poi dopo però voglio andare oltre, non mi voglio puntare su questa, se voi il sedimento dei canali, insomma, lo trattate come terreno, come secondo me ci sono assolutamente gli estremi per farlo, quando trovate un superamento, perché non fate la notifica ai sensi del 245? Voi siete mai posti il problema? No, non ho sentito. E invece una questione che vorrei, cioè, vuol dire, giocarci il jolly per cominciare anche a riflettere se invece queste... Non so se dovete rispondere o non, scusate, io vado avanti perché non... Vado avanti? Sì, 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 sì. Oh. Cioè, Giulia vuoi rispondere o vado avanti? No, scusi. No. Sì. Sì, guarda, perdono, sarà un problema mio. Ho sentito solo metà della domanda. Riesci a riprendere un attimino il concetto, per favore? Sì, no, la domanda è questa, no? Se voi, nel vostro caso, secondo me è del tutto legittimo, associate, cioè, come dire, considerate i sedimenti che riscontrate, che trovate nei canali, come a stregua di terreno fondamentalmente applicate le CSC, in caso di superamento delle CSC, come abbiamo visto che ci sono, vi siete mai posti il problema, o l'avete fatto, non so se l'avete fatto, di fare la notifica ai sensi dell'articolo 245? No. Ok. E un'altra questione, voi avete fatto dei campionamenti anche al di fuori dell'area di pertinenza, quindi sui campi, per capire se la presenza di idrocarburi e DTT è presente, non è presente? Allora è capitato che si facesse uno studio di caratterizzazione nei terreni agricoli delle aziende frontiste. Il problema che noi comunque facciamo emergere con gran forza è quello che in 4.000 km di estensione dei nostri canali un approccio di questo tipo è difficoltoso, nel senso non abbiamo un programma di 10 canali, abbiamo un programma di 60 canali all'anno. Se dovessimo fare uno studio di questo tipo, ogni qualvolta trovassimo dei valori come li troviamo quotidianamente, sarebbe una storia senza fine. Il problema è questo, cioè l'ordine di grandezza del nostro lavoro e le possibilità, le alternative che abbiamo. Ma io veramente non pensavo a una cosa, cioè quello che volevo dire, no? Che volevo, è un'ipotesi di lavoro questa, perché ovviamente non conosco la situazione, conosco poco e niente della vostra realtà, insomma, scusatemi. Però siccome anch'io sono molto, come dire, abituato, ahimè, di arrampicarmi sugli specchi, no? Per cercare di risolvere situazioni che dal punto di vista del buonsenso sono abbastanza banali, no? Cioè se io ho i sedimenti che hanno idrocarburi e poi magari nei terreni circostanti comunque ho sempre idrocarburi, allora la questione è effettivamente se io considero la possibilità di fare riferimento al fondo, ma inteso come proprio area integrata a canale, area circostante. Ma per il DTT è la stessa cosa, no? Come inquinamento antropico, chiamiamolo anche diffuso, qualora si riuscisse a dimostrare questa cosa, secondo me qualche possibilità di gestione ci potrebbe anche stare. Perché se noi ricordiamo, no, l'inquinamento diffuso, a parte l'inquinamento diffuso ai sensi dell'articolo 239, ma anche il fondo antropico, che succede? L'articolo 240 dice che se io dimostro, diciamo, la presenza, la fattispecie di inquinamento di fondo antropico, e quindi qua potrebbe riguardare anche i DTT,
In quel caso le CSC sono sostituibili dai valori che io riscontro. Okay? Il problema grosso è capire se il mio contesto territoriale più ampio, quindi non solo all'interno del canale, ma anche nell'intorno, no? Si può configurare come un ambito di inquinamento diffuso in cui riesca a determinare un valore di fondo antropico. Perché quello potrebbe essere uno strumento. Ovviamente se non c'è questo presupposto tutto il discorso cade, per carità, quindi non voglio sì. Assolutamente. Per quanto riguarda il fondo invece degli idrocarburi, anche qui no, è chiaro che voi dovete concentrarvi sui canali, però fino a un certo punto perché? Perché dovete cominciare anche a pensare no, in maniera un po' più integrata dentro il canale e fuori dal canale, perché il mio problema è che io lo voglio portare fuori dal canale sta roba. Allora, se esistono i presupposti per dire che anche gli idrocarburi possono essere naturali anche all'esterno del canale, no? E che io posso fare degli studi specifici. A tal fine vi ricordo anche che l'SNPA ha prodotto delle linee guida appunto per i valori di fondo nel 2018, mi sembra. Per cui in qualche modo abbiamo anche questo strumento più che può essere di aiuto. E le stesse linee guida sottintendevano anche un approccio, si parlava di flessibilità ragionata, cioè andiamo anche un po' al di là del numero. Con le norme introdotte dalla conversione del DL 77-2021, quindi quello che è uscito a fine luglio, si parla della possibilità di non tanto di determinare i valori di fondo, ma anche di comparare i valori riscontrati in campo secondo una compatibilità geologica del sito. Quindi questa è una sfumatura, ma è molto importante perché questo significa, adesso lo faccio proprio tanto per capirci, che io se io sto in Liguria e trovo un superamento di cromo e in Liguria ci sono gli ofioliti, non è che il signor Parodi deve andare a fare uno studio del fondo e tirar fuori il numerello. Ma l'agenzia può dire, signor Parodi, tu c'è un allevamento di conigli, stai sugli ofioliti, noi sappiamo che da tanto, conoscenza del territorio, che gli ofioliti per loro natura producono dei valori maggiori della CSC per quanto riguarda il cromo, per cui il sito non è contaminato, cioè si assumono che le concentrazioni riscontrate facciano parte del fondo naturale, senza dare una numerazione, senza tirar fuori un numero del fondo naturale. Quindi un po' di possibilità ci sono se uno comincia a guardare un po' ovviamente se esistono i presupposti, perché se non esistono, ripeto, cade tutto. Però, insomma, di capire un attimo se i DTP sono endemici anche nelle aree esterne. Allora, quello che abbiamo riscontrato noi è che questo tipo di soluzione, che è nettamente teorica, non è così lineare a livello pratico, nel senso che i valori riscontrati nei terreni agricoli, abbiamo provato in più occasioni ad addentrarci in questo studio, non hanno dei fondi naturali che a volte sono anche minori di quelli riscontrati nei canali, a volte sono superiori, a volte sono all'interno delle soglie di concentrazione richieste. Quindi è sicuramente la prima soluzione che viene in mente a chi è addetto a questo tipo di lavoro che incontra queste criticità, ma non è così semplice, nel senso lo studio del terreno a fianco a livello anche delle problematiche con gli agricoltori che puoi avere frontisti in quel segmento, in quel tratto di canale, è uno studio molto molto difficile con delle che si concretizza in analisi che sono seguono difficilmente una logica teorica e le analisi danno valori che purtroppo non si riescono a definire come ok, è tutto fatto così, proprio cadendo in parole povere, è tutto così e che quindi noi con il nostro lavoro non stiamo
cambiando nulla, non stiamo cambiando. Lascio la parola al direttore. Chiudo, grazie del contributo Guerra, ma comunque abbiamo capito che il problema è difficile, ma siccome sia io che Beppe siamo due grandi ottimisti, giovani ottimisti, dico bene, lo risolveremo. Per cui vi ringrazio dei contributi, della disponibilità, soprattutto un grandissimo ringraziamento a Giuseppe Bortone che ci ha fatto questo regalo, perché noi abbiamo fatto il regalo a lui, lui ci ha fatto il regalo a noi, ma a buon rendere. Grazie Guerra, arrivederci.